Va bene, penso che non funziona questo, giusto? No, sì. Funziona, sì. Allora, buongiorno a tutti, e apriamo questo tavolo per la trasparenza. Io volevo riservarmi, diciamo, due premesse. Una la faccio subito e una magari all'inizio proprio dei lavori. La premessa che volevo fare subito era quella di inquadrare il modo con cui, le motivazioni per cui è stato non solo indetto questo tavolo, ma allargato a quelle che sono le problematiche legate all'inquinamento dell'area di Montello. Questo è un tavolo che è nato istituzionalmente per dare la massima trasparenza alla fase di scavi nell'invaso S0, quando la Regione Lazio finanziò gli interventi per poter andare a verificare appunto quanto emergeva dalla valutazione dell'Enea rispetto all'eventuale ipotetica presenza di fusti legati appunto a quelle rilevazioni magnetiche nell'invaso S0. In quel delicato momento, essendo appunto l'intervento in S0 un intervento al buio che di cui non sapevamo quali sarebbero stati gli esiti, nacque l'esigenza e la necessità di creare un tavolo che consentisse di interloquire con tutti, associazioni, cittadini e quant'altro, rispetto al fornire elementi, cioè al spiegare tecnicamente che cosa si andava a fare. A fronte di quella che è la situazione che si sta sviluppando nell'area del Borgo Montello, è nata l'esigenza di allargare questo tavolo alla problematica legata proprio all'inquinamento e agli interventi di bonifica che in quell'area si andranno a fare. Per cui sottolineare che il senso di questo tavolo è quello di disegnare una foto, una fotografia, cioè spiegare tecnicamente ciò che è oggetto di confronto e di analisi e anche di decisioni nell'ambito delle varie conferenze di servizi che hanno ruotato e ruotano intorno all'inquinamento e alla bonifica dell'area di Borgo Montello, perché le conferenze di servizi non sono pubbliche, quindi la gente, le associazioni, la stampa non può partecipare, può acquisire i verbali che però non sempre danno l'idea di come si sviluppano i ragionamenti che portano poi a decisioni, e quindi l'esigenza e la necessità era proprio quella di creare un organismo che con i soggetti istituzionalmente preposti, per cui diciamo forti di una competenza e di una responsabilità rispetto a quello che dicono, potessero illustrare e puntualizzare quella che è la situazione ad oggi. A tal proposito voglio ringraziare i soggetti istituzionalmente preposti che hanno aderito in massa e al massimo dei livelli istituzionali, e quindi la Palazzo, l'amministrazione provinciale, chiaramente i funzionari del Comune di Latina, e ripeto e sottolineo, oggi noi stiamo qui a esporre e a disegnare la fotografia di quello che ad oggi risulta essere agli enti istituzionalmente proposti a individuare e fronteggiare situazioni di inquinamento. Per cui per dare significato e valore all'incontro, io, al di là dei saluti e delle esposizioni che adesso seguiranno, però invito veramente a sfruttare l'occasione per eventualmente catalizzare le domande, a cercare di capire con precisione qual è la situazione. Poi le discussioni, i confronti politici, le dispute,
le contrapposizioni si faranno, si sono fatte e nelle sedi opportune. Oggi è il momento per cercare di acquisire elementi per poter eventualmente poi domani portare anche avanti situazioni di contrapposizione politica o di condivisione politica rispetto a ciò che si sta cercando di fare o che si deciderà di fare. Oggi è la giornata per poter capire, acquisire elementi per poter capire qual è la situazione e a che cosa stiamo andando incontro rispetto a ciò che si è deciso di iniziare a fare. Io vi ringrazio fin da adesso per la partecipazione e passo la parola al sindaco. Buongiorno a tutti, io brevissimamente ci tenevo in particolar modo ad essere presente, per portare il saluto e anche per dare una indicazione. Questo qua è un tavolo prettamente tecnico, ringrazio la provincia, la regione, l'ARPA, saluto anche i consiglieri comunali, il presidente dell'ordine dei medici, ma non voglio dimenticare qualcuno, perché noi siamo, io avevo annunciato questo tavolo nell'ultimo consiglio che abbiamo fatto, perché come amministrazione comunale siamo reduci da 3 consigli sulle tematiche dell'ambiente, 3 consigli dove tutti e 3 è emerso chiaramente la voglia, la volontà di fare una fotografia chiara, quindi ci siamo, sono anche i titolari, i rappresentanti della Indego e dell'Ecoambiente, fare una fotografia chiara per cercare di capire ed eventualmente come intervenire. Con l'assessore Stefanelli, l'altro giorno siamo stati anche nell'osservatorio per quanto riguarda il discorso legato alla criminalità, quindi l'osservatorio comitato dell'ordine pubblico in sede prefettizia, proprio a dimostrazione per trasferirvi appunto a questo tavolo la particolare attenzione che c'è, la voglia e la volontà dell'amministrazione. L'abbiamo ribadito in un ordine del giorno firmato all'unanimità da tutte quante le forze politiche, quella di fare chiarezza, quella di mantenere alta l'attenzione, quella di monitorare e quella di capire come dobbiamo intervenire. Certo, questo qua lo possiamo fare in base alle vostre indicazioni per quanto riguarda il discorso legato alla bonifica, il discorso legato all'eventuale inquinamento, mentre per quanto riguarda altre tipologie sicuramente in virtù esclusivamente da quello che ci verrà indicato dalla magistratura su eventuali azioni che la procedura e la magistratura dovesse intraprendere. Noi abbiamo anche detto il Consiglio Comunale, sempre in questo ordine del giorno, votato all'unanimità, che noi siamo anche, ci costituiremo parte civile qualora fossero accertate delle responsabilità da chi che sia e soprattutto se ci dovessero essere, per quanto riguarda gli imputati, in particolar modo questo qua è riferito alle dichiarazioni del pentito Schiavone. Ma al di là di questo, io l'ho annunciato in Consiglio Comunale, ci credo molto su questo tavolo è l'elemento fondamentale per capire inizialmente come sta la situazione, per poi adoperarci insieme per dare delle risposte alla comunità che vive adiacente agli impianti, ma soprattutto a tutta quanta la città e a tutta quanta la provincia, perché questo è un tema che non riguarda solo esclusivamente un borgo, ma riguarda la città, riguarda la provincia, riguarda l'intera regione Lazio. E questo è un dato importante. Quindi questo tavolo della trasparenza vuole essere proprio l'elemento in cui, e qua ha fatto bene l'assessore Cirilli a dire, facciamo le domande per cercare di capire nel migliore dei modi come sta realmente la situazione e quali possono essere le azioni eventuali da intraprendere. Ci sono tutti quanti gli attori seduti al tavolo, quindi questo tavolo è altamente qualificato
per dare le risposte che ognuno di noi ha in mente e che eventualmente vuole fare. Questo è la voglia, la volontà e la direzione con cui vogliamo andare su questo tavolo. Il comune di Latina è rappresentato dall'assessore civico, vedo anche la dirigente e i dipendenti dell'altro ufficio, proprio a dimostrazione che noi siamo a piena disposizione, ma come tutti quanti gli altri poi ovviamente, per la ricerca da una parte della verità, ma soprattutto per la ricerca di soluzioni. Questo è il dato più importante, anche perché l'abbiamo detto in maniera molto chiara. Per la prima volta questa amministrazione, ma dico io, questo intero consiglio comunale sta facendo una politica di risposte, assumendosi responsabilità, quindi di evitare la politica dello struzzo, ma proprio per cercare di venire incontro a tutta quanta una serie di tematiche. Non ci siamo sottratti su tematiche legate all'impianto di compostaggio, legate al ciclo dei rifiuti, legato alle dichiarazioni di Schiavone. Non ci siamo sottratti, e qui ne è testimone l'assessore Stefanelli, non ci siamo sottratti nemmeno di fronte all'osservatorio regionale, dove ci è venuto a fare un quadro chiaro di tutta quanta la situazione legata alla Latina, e ovviamente c'è stato anche uno spaccato legato alla situazione degli impianti. Quindi in virtù di questo io ci tenevo proprio a trasmettervi queste indicazioni, che tra l'altro con l'assessore Cirilli siamo in ottima sinergia, e quindi è a nome di tutta quanta l'amministrazione, quindi con piena delega, e soprattutto con questo tavolo vogliamo cercare, ovviamente non è esaustativo una o due sedute, ma sicuramente è esaustativo un percorso lungo, però fondamentalmente questo percorso lungo noi l'abbiamo iniziato con un chiaro indirizzo politico e oggi lo trasformiamo in realtà tecnica operativa, perché poi da quegli ordini del giorno che abbiamo fatto dobbiamo trasformarlo in realtà tecnica operativa. Qual è la realtà tecnica operativa? È questo dato. Quindi io invito tutti quanti i presenti a chiedere, per cercare di capire. Questo qua è l'obiettivo fondamentale, perché mi sono reso conto in questi tre consigli comunali che c'è una grandissima confusione, perché molti parlano a ruota libera nemmeno conoscendo la realtà, invece altre persone molto preparate, e che bisogna trovare una sintesi. Questa sintesi si trova innanzitutto acquisendo le nozioni e poi dall'altra parte invece trasformandole in fase tecnica operativa. Quindi Fabrizio, io lascio al tavolo prettamente tecnico, ti confermo la piena disponibilità, e tra l'altro parificata anche, come mi fa piacere che qui ci siano consiglieri comunali, con la dimostrazione che tutto quanto il consiglio segue con attenzione, e soprattutto tutto quanto il consiglio per la prima volta ha detto andiamo avanti, ma andiamo avanti nel senso della concretezza. Bene, io passerei rapidamente la parola all'assessore all'ambiente della provincia per iniziare i lavori. Sì, io sono un saluto a testimonianza dell'interesse e della collaborazione tra l'amministrazione provinciale e il comune di Latina. Salutiamo sindaco, sì. Sei impegnato, immagino, governare una comunità. Come capire la battuta, è il peggior mestiere oggi. E dicevamo, tra l'altro arriva questo tavolo in un momento importantissimo sia dal punto di vista delle vicende proprio relative al Porto Montello, perché è in atto la conferenza dei servizi che deve approvare il progetto di bonifica dei vecchi basi, e sia dal punto di vista dell'opinione pubblica, perché è chiaro, e vedo anche numerosi giornalisti in sala, che in queste ultime settimane
il tema è ritornato prepotentemente all'attenzione dell'opinione pubblica e della stampa, che si è concentrata sui risultati del monitoraggio, della seconda fase del monitoraggio. E colgo l'occasione per dire che noi già da un mese con l'assessore Civilli avevamo concordato di rendere pubblici e di spiegare alla cittadinanza questi dati utilizzando questo strumento del tavolo della trasparenza, che c'era sembrato anche uno strumento migliore rispetto alla semplice pubblicazione nuda e cruda di dati e di cifre che possono essere interpretate poi da persone che non hanno magari le competenze e le conoscenze per comprenderli appieno, e quindi abbiamo ritenuto opportuno farlo in un momento in cui poteva essere presenti tutti gli enti e gli organismi che hanno competenze, varie competenze su questa materia. Questa è testimonianza che abbiamo incominciato una nuova fase, un nuovo modo di approcciare alla problematica, e tra l'altro in questo momento c'è bisogno, a mio avviso, di unità di intenti, unità politica nell'interesse della verità, che non è mai una verità di parte, quindi la verità di una parte politica. A me fa piacere che il Consiglio Comunale di Latina non si sia diviso nei giorni scorsi su questi argomenti. Tra l'altro, come ho detto anche al tavolo dell'Osservatorio sulla legalità, se non si mette mano al piano regionale dei rifiuti sarà difficile per noi come amministrazioni locali mettere freno a tutta una serie di iniziative che stanno venendo, si stanno sviluppando su questo territorio. Abbiamo avuto rassicurazioni in quella sede da parte di qualche consigliere regionale di maggioranza che c'è la volontà di mettere mano al piano dei rifiuti, per fare un piano dei rifiuti che sia rispettoso dei territori, che preveda solo impianti che servono a far bisogno del territorio, insomma che ci sia un nuovo modo di vedere il discorso dei rifiuti da parte della Regione Lazio. Queste sono le parole, poi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi ci auguriamo che ci siano dei fatti concreti. Tutto qua, il mio era un semplice e brevissimo intervento, perché penso che questo tavolo serva a dare notizie tecniche, per cui avevo proposto anche all'assessore di metterci addirittura dall'altra parte, perché in questo caso anche noi siamo fruitori di queste notizie. Grazie. Bene, io intanto volevo ringraziare personalmente i rappresentanti della segreteria dell'assessore all'ambiente, e quindi ringraziare, è come se fosse presente l'assessore all'ambiente regionale delle Frigeri, e questo è importante perché chiaramente chiude il cerchio rispetto e rende veramente il problema fino a se stesso, senza ragionamenti di contrapposizione varie. E se vogliono fare un saluto da parte dell'assessore o anche se la può intervenire diversamente, perché non vorrei mancare di rispetto, perfetto, quindi vorrei, allora darei subito inizio ai lavori e chiamerei il rappresentante dell'ARPA per illustrarci, per farci un attimo una panoramica di quello che è la situazione ad oggi. Nicoletta. Sì. Buongiorno, sono Nicoletta Valle, dipendente della provincia di Latina, settore ecologia e ambiente. Cercherò di sintetizzare al massimo, puntualizzando i momenti importanti della storia del sito di Volturo Montello, quindi praticamente è una ricostruzione storica, individuando le fasce temporali che hanno interessato il sito, che sono molto importanti perché si intersecano continuamente con l'evoluzione normativa. Partiamo in un momento dove siamo in assenza di qualsiasi norma che disciplini come trattare, come gestire il rifiuto proveniente dalla comunità urbana, e non solo il rifiuto urbano come lo intendiamo oggi, perché partiamo in un momento dove le varie attività, le attività domestiche producevano rifiuti
che per un, fino a una certa epoca venivano considerati una risorsa perché non contenevano sostanze particolari, modificare la tipologia del rifiuto, e quindi i comuni si sono trovati a gestire questo materiale composto dai più variati elementi, di cui spesso non se ne conosceva neanche la pericolosità, e quindi hanno fatto delle scelte rispetto alle emergenze. Questa prima immagine proiettata è l'insieme, è una foto scattata nel 2009 ed è praticamente l'insieme dell'intero sito di Borgo Montello. Ve l'ho proposta per darvi un'idea del contesto, per poi andare a verificare quello che è successo nel tempo. Allora, la discarica di Borgo Montello nasce intorno agli anni 70 e viene interessato il sito nella parte cosiddetta denominata S0. Ci troviamo nei pressi, anzi sulla sponda del fiume Astuta. Quindi questa discarica fu attivata dal comune, ripeto, ci troviamo in un momento dove c'era solo il problema di allocare questo materiale. Tutti i comuni, perché poi abbiamo fatto dei censimenti in proposito, tutti i comuni avevano individuato delle aree più o meno direi comode più che idonee dove sversare i rifiuti del loro territorio. A Latina si verifica in questo terreno. Tutta questa parte qui è la superficie di S0. Nell'occasione dello scavo effettuato per la verifica delle anomalie magnetiche è stato trovato che una delle anomalie era determinato da un consistente muro di cemento armato interrato più o meno in queste zone, quindi dove vi era la stradina che arrivava sino a S0, che serviva in pratica, era il punto di sversatoio, cioè i camion appoggiavano il ribaltabile e sversavano il rifiuto. Questo era il sistema. Siamo in assenza di qualsiasi norma, si gestivano queste attività più che altro su aspetti sanitari, ma riferiti agli operatori che eseguivano questa operazione. L'aspetto ambientale di fatto non veniva assolutamente valutato. Quindi non ci si è proiettati che cosa sarebbe successo una volta bancati e concentrati dei rifiuti in questo luogo. Si è capito dopo, ci arriveremo. Quindi questa qui è l'impianto S0. All'epoca, quindi fino agli anni 70, ovviamente non trovavamo questa sistemazione, qui c'erano dei vigneti. Arriviamo intorno nel 1982, settembre 1982, viene emanata la prima disciplina che riguarda esclusivamente i rifiuti, quindi dedicata al rifiuto, che ovviamente era una disciplina importante, ma ancora con delle importanti lacune sotto il punto di vista tecnico, perché rinviava ai decreti ministeriali che avrebbero definito le discipline tecniche e quindi le caratteristiche degli invasi. Ci troviamo in un momento in cui ancora si immaginava l'appalcamento in discarica del rifiuto e inizialmente non vi era un'indicazione nel decreto come procedere a questa operazione. Ovviamente i rifiuti, lo sappiamo tutti, si producono ogni giorno, quindi giornalmente comunque andava avanti, la chiamiamo noi in gergo, la coltivazione delle discariche, che consisteva in pratica bancamento di rifiuti, copertura con uno strato di terreno giornaliero,
ma che aveva lo scopo più che altro di abbattere le emissioni odorigene. Poi non riusciva ad avere altri effetti. Si eseguivano lattizzazioni, disinfezioni su indicazioni degli organi sanitari. Nell'area questa proprietà, il comune cominciò a fare questa prima discarica avendo contratto un affitto, aveva preso in affitto quest'area da due signori, Chini e Proietti, che erano proprietari di tutto questo suolo ed erano dei vigneti. Era tutta coltivata a vigneto. Tornando agli scavi di S0, un'altra anomalia magnetica era particolarmente determinata dalle strutture dell'ex vigneto metalliche che quando è stato dismesso il vigneto sono state buttate giù nella S0, quindi si era concentrata tutta questa materiale metallico. I due signori si associano, creano la società Prochi, che è proprietaria di tutta questa zona. Siamo ormai in prossimità della normativa, siamo nel 82-83, decidono di loro stessi chiedere un'autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti in discarica. Questa autorizzazione, secondo il DPR 911-82, deve essere richiesta alla Regione. E questa prima autorizzazione la chiedono per 42 ettari, quindi una superficie estesa del territorio. Il DPR 915, e lo possono fare questa richiesta perché erano i gestori della discarica del comune, e il DPR dava l'opportunità alle discariche esistenti di chiedere l'autorizzazione entro 6 mesi, se non ricordo male, per poter continuare l'attività. Ovviamente intravedono un'attività imprenditoriale e quindi comincia la gestione Prochi. Ci sono dei contenziosi con il comune che resiste a questa situazione, però poi hanno avuto delle evoluzioni, ma non credo che sia il momento qui di interessarcene se non ci perdiamo in sostanza. Per alcuni anni sul sito abbiamo il comune che continua a gestire la sua S0, che ormai si era dissociata da Prodi, e Prodi che comincia la sua attività quindi in un sito sempre limitrofa all'S0, e quindi ora vediamo l'altra foto. Nell'area S1, che poi saranno chiamate, la denominazione viene dopo, S1, S2, S3, quindi praticamente ecco, S0 era qua giù, ci troviamo, cominciamo con S1. Siamo ancora in un momento dove non ci abbiamo norme tecniche di riferimento, quindi il rifiuto non è solo rifiuto urbano come quello che intendiamo oggi. Prochi riceve rifiuti da altri comuni, ma soprattutto rifiuti di attività presenti nel territorio provinciale probabilmente o forse altro. Quindi questo rifiuto che troviamo nella S1 probabilmente è di una eterogeneità tale che poi ci spiega i problemi che abbiamo rilevato nei decenni successivi. Qui siamo negli anni 80. S1 c'è S2, quindi l'altro terreno, venivano fatti degli scavi e quindi poi riempiti e rialzati fino a un certo livello, ma non granché perché poi la stabilità delle sponde. Queste immagini che vediamo è con le successivi trasformazioni. Poi te le riprendi.
con delle successive trasformazioni. Quindi poi abbiamo S1, S2, che praticamente solo S2 comincia ad avere una gestione che si può cominciare a chiamare gestione. Però abbiamo questi invasi che sono sprovvisti di impermeabilizzazione, sono sprovvisti di impianti di captazione sia del percolato che del biogas, perché avevamo ben imparato attraverso l'evoluzione di S0 che i rifiuti, una volta abbancati, generavano biogas, gas che poi spesso causavano degli incendi spontanei, perché ovviamente la temperatura della fermentazione era tale che andavano in incendio, e il percolato, che era quello che le acque piovane dilavavano passando il corpo dei rifiuti, e in quel caso se lo portavano lungo il fiume. Quindi qui su S1 e S2 ci troviamo in questa situazione abbastanza complessa. Al momento in cui comincia l'autorizzazione S3 invece ci troviamo già in presenza della normativa. Era entrata in vigore la delibera del Comitato Interministeriale del 1984, è entrata in vigore la classificazione dei rifiuti, quindi rifiuti urbani, rifiuti assimilabili, rifiuti speciali, lì poi c'era speciali tossici nocivi, così si chiamavano. E quindi S3 viene realizzata con l'impermeabilizzazione, le reti di drenaggio e quant'altro. Nel frattempo però, e quindi siamo in un diverso grado di sicurezza, tutta questa attività abbiamo detto che è Prodi, fino al 90 intorno più o meno, che viene questa attività è ceduta a un'altra società, la società Guastella Impianti. Società Guastella Impianti che quindi prende in carico queste discariche, esercisce S3, arriviamo alla copertura di S3. S1 e S2 che ovviamente producevano i percolati, eccetera, perché di fatto questi materiali liquidi che si producevano venivano, la logica che era adottata era quella di ribagnare il corpo o rifiuti tendendo alla mineralizzazione delle sostanze presenti, ma ovviamente un percolato, una concentrazione tale che oggi non lo so quanti anni ci sarebbero voluti, però questo era il livello di conoscenza in quell'epoca. Completata S3 c'è una nuova trasformazione societaria, il sito viene una parte acquistato da Ecomont, quindi trasferito ad Ecomont che gestisce le discariche in post mortem, quindi esaurite, qua non si abbancavano più rifiuti. E poi abbiamo la società Indeco che interviene sul nuovo invaso S4, che ora vedremo dove è collocato, e nel frattempo c'è stata nel 90, perché sono accadute paralleli, la realizzazione della famosa discarica V2. Discarica V2, abbiamo detto siamo 90-91 più o meno. Questa Guastella poi diventa Ecotecnia. Questo era un impianto particolare che fu realizzato non per rifiuti socio-urbani, ma per accogliere rifiuti speciali non tossici e nocivi. Non ci fu molta chiarezza nel determinare cosa poteva andare in questa discarica, tant'è che realizzata tra l'altro con tecniche di particolare impermeabilizzazione, perché la delibera dell'84 lo prevedeva, e attivata, nacquero delle vicende di non conformità rispetto all'atto autorizzativo e si generò un grande contenzioso con anche procedure penali,
che hanno portato a una, sarebbe questa qui, questa che è questo piccolo avvallamento, che poi hanno portato alla sospensione, alla sigillatura di ciò che vi era messo in questa discarica e alla sospensione per diversi anni di qualsiasi attività intorno a questa linea. Poi vediamo che cosa succederà. Quindi stiamo nel frattempo, ecco, torniamo su S1, S2, S3, intorno agli anni tra il 95 e il 97 accade che la Ecomont fallisce, il fallimento ancora era solo Ecomont, la Ecomont fallisce e non gestisce più le discariche S1, S2 ed S3. Quindi cosa accade? Che il percolato continua a prodursi e si creano dei sversamenti dalle pareti, quindi dalle vaschette che contenevano questi percolati, si comincia a sversare il percolato che va a interessare queste zone qui, che poi sono le zone di indagine ancora attuali. E vi ricordo, S1 e S2 sono interessati dai rifiuti molto diversificati. Interviene insomma urgenza l'amministrazione pubblica, provincia controlli, provincia, comune, ASL, ARPA, Regione Lazio, interviene economicamente per la sommergenza e la messa in sicurezza del sistema. Quindi vengono svuotate queste vasche, vengono portate via il percolato, viene smaltito come rifiuto liquido, vengono quindi mantenute libere per contenere i percolati che nel tempo si sarebbero formati. Questa area viene acquisita in affitto nella disponibilità della Capitolina, che è una società quindi che rileva dal fallimento quest'area, e poi viene affittata la che stessa alla società Ecoambiente. Nel contempo, considerata quello che era accaduto in questi anni, quindi degli sversamenti che si erano avuti, la società Ecoambiente presenta un progetto di bonifica che prevede la cinturazione di tutto il bacino S1, S2, S3 con un polver, quindi con un sistema in profondità impermeabile, in modo tale per contenere la massa dei rifiuti in terra e contenere gli stessi limiti. Lo progetto prevede altresì la realizzazione di punti di aspirazione sia del percolato, quindi si entra nella massa dei rifiuti per aspirare percolato e biogas, praticamente per rendere il più possibile innocuo questi rifiuti che non erano contenuti da sistemi protettivi. Il progetto, siamo nel 98, passa in Regione Lazio che ne autorizza la realizzazione della bonifica associata alla creazione di nuove volumetrie di abbancamento. Cioè immaginate che il rifiuto era più o meno a livello di campagna, diciamo, rispetto alle discariche, non a livello di campagna della strada. E la regione avrà questo progetto dove si prevede la cinturazione, la creazione eccetera per poter abbancare altri rifiuti su S1, S2, S3. Viene prescritta la separazione fisica della vecchia massa di rifiuti con quella che sarà poi la nuova massa di rifiuti e ci troviamo tra il 2001 e il 2002, perché poi ci ha avuto diverse fasi di realizzazione. E quindi viene impermeabilizzata la superficie di S1, S2, S3, recuperati dei volumi che si avrebbero creati degli avvallamenti e quindi si realizza il polvere. Intorno al 2001-2002 parte la successiva fase di abbancamento sull'area sommitale di S1 e S2. Associata a questo
partenza, ci troviamo nel 2002, è entrato in vigore rispetto al DPR 915-82, è entrato in vigore prima, la prima legge regionale dell'86 e della 50 regionale, entra in vigore la con delibera del Consiglio regionale, il primo piano regionale di rifiuti 277 comunale nel sempre 86, che ovviamente prevede di realizzare degli impianti per bacini ottimali, si chiamavano bacini, però nel frattempo accompagna lo smaltimento dei rifiuti che sarebbero prodotti da lì alla realizzazione del piano regionale. E siamo 87. Nel 97 c'è tutta l'attività di produzione dei piani provinciali, la lascerei all'area tutta questa parte se non ci perdiamo. Nel 97 abbiamo il decreto Ronchi, che è un recepimento della nuova direttiva comunitaria e quindi aggiunge degli elementi di ulteriore protezione ambientale a quelle che erano i precedenti schemi del DPR 915, e quindi si aggiungono prescrizioni alle discariche di esercizio per consentirne l'ulteriore esercizio. Il decreto Ronchi prevede anche una disciplina per la bonifica dei siti inquinati e qui comincia il nostro viaggio in questa disciplina. Infatti il primo progetto di questo progetto di bonifica, Polder, è quello che vi ho descritto, viene rilasciato, viene approvato in vigenza del decreto Ronchi, quindi nel 98. Ma mancavano le norme tecniche. Le norme tecniche escono solo nel 99. Vi dico questi fatti per dirvi come le cose poi cambiano con una certa velocità rispetto a quello che erano lo stato dei luoghi. Comunque, prima dell'esercizio dell'attività di abbancamento dei rifiuti, ARPA, Comune e Provincia chiedono, precorrendo i tempi, perché poi vedremo perché, chiedono che tutto il sito sia munito di un sistema di monitoraggio della falda profonda. E quindi viene coinvolto ovviamente ARPA, quale soggetto tecnico operativo per questa attività, e si realizza questo monitoraggio, ma in particolare descriverà il dottor Chianucci. Faccio presente che questo piano di monitoraggio precorre quello che poi è stato imposto col decreto legislativo 36 del 2003. Questo nasce dalla necessità di dover verificare l'efficacia del sistema di messa in sicurezza del sistema S1, S2, S3, che già il decreto Ronchi prevedeva che completate le opere, fatta l'osservazione e monitorata, bisognava arrivare a qualificare l'efficacia dell'intervento eseguito. Quindi noi ci siamo procurati questo strumento che era il monitoraggio. Quindi S1, S2, S3 parte il monitoraggio, siamo intorno al 2004-2005, nel frattempo, ripeto, era entrato in vigore il decreto ministeriale del 99, quindi altre norme che davano delle norme tecniche sulla bonifica dei siti inquinati. Nel 2005 si rileva il superamento dei limiti previsti dal decreto ministeriale per le acque profonde e si apre su tutto il sito di Borgo Montello una procedura di bonifica che include non solo S1, S2, S3, ma si allarga a tutto il comprensorio. Superata questo momento, vediamo che succede sull'altro versante. Allora, questo qui è il corpo S1, S2, S3.
questa è la strada dove erano presenti i pozzi, dove abbiamo trovato l'inquinamento. Quest'altro qui è l'insieme di invasi, più o meno oggi, ripeto, questa è una foto del 2009, gestiti dalle Indeco. Ritorno all'S4. Ecco, quando Indeco acquista questi terreni, ci abbiamo in corso l'autorizzazione dell'invaso, o appena rilasciato, verrà rilasciato agli appoggi, dell'invaso S4. Qui ci troviamo in piena vigenza della direttiva tecnica, quindi a S4 seguirà poi S5, che è qui giù, S6, che è il raccordo tra, immaginate, queste discariche nascono come formando delle collinette. Finita la collinetta S5, la collinetta S4, è stato realizzato il raccordo tra le due collinette, quindi diventa un altipiano, ecco. E abbiamo poi quindi S6, poi andiamo su S7, che è praticamente la vecchia B2, che conclusesi tutte le procedure di tipo penale, amministrativo, giudiziario, di ogni elemento, valutata la qualità del rifiuto, tra l'altro ai sensi della normativa che è la vigente, perché nel frattempo è entrato in vigore anche il decreto legislativo 174/2006, viene ritenuto l'invaso idoneo previa isolamento di quello che era stato l'accantonamento dei rifiuti precedenti, l'abbancamento precedente, e viene utilizzato per i rifiuti solidi urbani. Che entra in vigore la delibera dell'84, che ha avuto poi, diciamo, dall'86, tenete conto che vale la classificazione dei rifiuti, che è molto vicina a quella di oggi, e quindi quando parliamo di rifiuti urbani sono escluse rifiuti pericolosi, oggi chiamati pericolosi, non pericolosi, una volta tossici, nocivi, però è un regime molto molto diverso. Scusi, quindi le non conformità erano superate? Certo, sì. Del resto questo invaso era lì presente, veniva ulteriormente... Lei mi ricorda qual era la non conformità dell'epoca? Guardi, la non conformità era soprattutto probabilmente anche nel... determinate dalla poca chiarezza di come era stata rilasciata l'autorizzazione. Cioè si parlava di rifiuti speciali non tossici nocivi, perché all'epoca si chiamavano così, inerti. Invece lì c'era un'esclusione di sostanze organiche, insomma onestamente era un pochino, era un po' ambiguo come era definita. Nella interpretazione più restrittiva non ci potevano andare altro che rifiuti inerti, vuol dire che non ci stanno sostanze organiche, non c'è una sostanza organica che è inerte. E furono fatte analisi, insomma ci stanno dei carteggi, quello che io vi sto raccontando, io in ufficio ho un armadio grande quanto quella parete, ecco, per darvi un'idea. Quindi non è la tua struttura? No. La struttura, ahimè, io l'ho vista costruire, era un doppio strato di bentonite e doppio strato di HPDE, quindi di manto. Quindi il problema era quello che era stato abbancato all'interno, e che però lì ci sono poi tutti gli atti processuali, molto è stata dibattuta molto in profondità la vicenda. E quindi è stata quindi utilizzata la famosa B2. Troviamo poi S8, che è il nuovo invaso, e qui siamo al cavallo 2008-2009 Indeco, ed è attualmente utilizzato. Faccio una precisazione: abbiamo detto che i problemi principali li davano il biogas e i percolati.
Oggi cosa succede? I percolati vengono, ovviamente avendo tutti gli invasi, i sistemi di estrazione del percolato fatti ad hoc con qualcuno se ne avrà voglia venire in ufficio e facciamo dei progetti, non c'è problema. E impianti di captazione del biogas che viene inviato a motori, quindi a sistemi di generazione, quindi viene reso possibile bruciare questo biogas e prodotta energia. Qualora ci sono problemi, il biogas non si libera in atmosfera e quindi in via emergenziale ci sono le torce che bruciamo. Questo ha fatto sì che si sono notevolmente prima evitati di mettere in atmosfera questi gas metanigeni comunque, secondo quello di produrre energia e abbattere gli odori che determinava il residuo nella sua complessità. Tutte le acque, gli invasi completati sono tutti sigillati, capping poi con materiale vegetale sopra per poter vedere, comincia a vedersi l'erba, la crescita dell'erba sopra le sponde, le sommità. Questi punti che vedete sono i pozzi di estrazione di cui parliamo, i pozzetti. Il percolato viene smaltito presso impianti terzi, quindi trasportato e smaltito in impianti terzi. Le acque meteoriche sono tutte gestite in modo tale che non si contaminano all'interno del sistema. E questo è questa è un po' la storia in sintesi del sito. A questo si aggiunge, per essere completi, se torniamo, ecco qui, questo ultimo invaso dove vedete nuova e cambiante, che è l'invaso in esercizio, anche questo 2008-2009, di Ecoambiente. Questo è un pochino l'insieme della storia dell'area di Ecoambiente. Bene, io passerei adesso la parola all'ARPA per vedere il sistema di monitoraggio e parlare poi di quello che è l'inizio della bonifica che si andrà, a cui stiamo andando incontro. Però volevo semplicemente sottolineare rispetto all'esposizione della dottoressa Valle, cioè si è voluto iniziare con la storia proprio per poter dare elementi di comprensione rispetto all'esistente. È fin troppo evidente che la storia passa attraverso normative con una forbice larghissima, cioè da un punto di partenza in cui si scalava una buca e si diventava di dentro di tutto e di più, a quelle che sono le normative attuali che prevedono tutt'altre cose. Ecco, Montello è passato attraverso tutto questo percorso ed era importante la storia per poter dare una chiave di lettura al presente e quindi ai dati che emergono rispetto alle rilevazioni attuali. Ecco, passo la parola al dottor Chiarucci. Ma noi parliamo a sto microfono, ma non funziona. Non funziona. Spero di avere la voce abbastanza sentita. Vi presento, sono Dino Chiarucci, dirigente di Appalazio, e mi occupo tra le tante cose anche di Borgo Montello e di tutte le sue problematiche. Allora, per comprendere un attimino qual è la situazione di Borgo Montello, mi riaggancio a quello che ha detto dalla dottoressa Giulietta Valle, che ha fatto proprio quella che è stata tutta la storia del sito dal punto di vista autorizzativo e diciamo, dalla sua evoluzione. Io mi riaggancio brevissimamente, perché poi è funzionale anche per capire come, visto che di inquinamento dobbiamo parlare, come c'è stato l'impatto sulle falde, mi riaggancio con alcune fotografie storiche ricavate dall'Istituto Geofisico Nazionale, che sono alcune foto. Ecco, questa è la situazione nel 1965, dove vediamo che c'è il fiume Astura,
c'è la sua valle golenale in riva destra e in riva sinistra, e qua c'è la Valle d'Oro, praticamente, no, scusate, c'è Sant'Antonio, quello che è il lago di Sant'Antonio, e questo è un preesistente canale che si trova poi ad essere stato riempito e si trova sotto, come, sotto il sito di discarica. Si è venuto a trovare. Andiamo avanti. Allora, passiamo nel 1975. 1975 sappiamo che la discarica, il primo luglio, l'S0 famosa, la discarica comunale, è già in funzione. Qui c'è via Monfalcone, che praticamente non si vede, questa è via di Colle Pero, questa è il casale di Colle Pero. Questa è la stradetta famosa dove, che portava allo sversatoio che vi diceva la dottoressa Nicoletta Valle, la strada utilizzata per accedere, e qui vediamo praticamente, abbiamo già visione degli apporti fatti, tra l'altro se guardate bene c'è anche il fumo, cioè qui sta già bruciando in qualche modo, che era tra l'altro una prassi autocombustione, o proprio si accendeva per ridurre i rifiuti, tra l'altro i rifiuti poi venivano portati via dalle piene, non per te. Era quello questo il motivo per cui normalmente si prediligeva il fiume, che rinnovava di anno in anno la volumetria di quel sito di discarica che non andava a fornare. Ma tant'è, così si faceva negli anni 70. Andiamo ancora avanti, ecco che ci troviamo nell'84-86. Allora, come vi diceva la dottoressa, siamo nel periodo in cui S0, la discarica comunale, sta praticamente chiudendo, perché poi il comune credo fino verso 84-85 l'ha portata avanti. Nel frattempo la società Prochi aveva iniziato ad abbancare quelli che erano i rifiuti ancora non ben distinti, cioè non c'era la separazione netta tra i rifiuti urbani, come diciamo oggi, e i rifiuti industriali, come li intendiamo oggi, era una commistione. Qui abbiamo il famoso bacino S1, dall'alto si vede questa cinturazione che in qualche modo è molto più mancata rispetto alla precedente, e qui abbiamo anche iniziato le attività di abbancamento. Abbiamo tra l'altro riempito la famosa vallicola che stava qua sotto, qua in mezzo, che tra l'altro c'era una strada che permetteva il passaggio fra l'S2 e l'S3, che era poi tra l'altro anche il veicolo appunto dei vari sversamenti e quant'altro. Eccoci qua praticamente, quindi, e nello stesso tempo abbiamo già iniziato, stiamo vedendo già il nucleo dell'altra società, l'altra discarica, quella della società Indepo, con il famoso S4, con il famoso S5, la B2, eccola qui, la vediamo, l'invaso preparato, fatto, vuoto, d'accordo? Appena appena un po' con qualcosa dentro, ma ancora niente di più. Se andiamo avanti poi, andiamo ancora avanti e arriviamo al 2013, quella che è la situazione di oggi. Abbiamo l'S1, S2, S3, ora ecoambiente, abbiamo praticamente l'S4, l'S5, la S6 e la S7 che è stata praticamente, è la B2, la ex B2 che è stata riempita, d'accordo, è stata riempita ed utilizzata per i rifiuti solidi urbani. Abbiamo le discariche in azione, i siti di discarica praticamente operativi. Abbiamo il nuovo distinto invaso che è quello di Ecoambiente, e abbiamo l'S8 che è quello della società Indepo. Nel frattempo abbiamo anche altre aree che saranno destinate a sviluppi futuri che circondano il sito di discarica. Ma sono, non lo so, sono in itinere, nel senso che probabilmente c'è previsto il PMP, d'accordo? E, d'accordo? Sono aree che sono in disponibilità delle società e poi diciamo secondo come evolverà la situazione. Quindi questa è, per ritornare a noi un attimino a quello che è stato l'iter. Quindi siamo partiti, come abbiamo visto, da un sito di discarica completamente completamente vuoto, ha i primi nuclei
creati così sul nudo terreno senza grossi accorgimenti, anzi senza alcun accorgimento, fino ad arrivare ai giorni nostri, appunto, dove le discariche sono state costruite con tutti i criteri, e tutti gli invasi sono stati costruiti con i criteri adeguati per contenere quello che è il pericolo maggiore della discarica, ovvero il percolato, la produzione di percolato. Andiamo alla produzione di percolato. Il percolato è praticamente quel liquido nero, denso, maleodorante, particolarmente ricco di sostanze organiche e particolarmente ricco anche di sali ed altri elementi. Il percolato, se non adeguatamente trattato, chiaramente proprio come liquido, tende ad imbibire il terreno e a penetrare in questo fino, se non trova ostacoli, arrivare alla falda sottostante. E una volta raggiunta la falda, chiaramente ne va ad alterare le caratteristiche chimico-fisiche, rendendo di fatto, come dire, l'acqua non più fruibile per gli usi che ne possono essere fatti. Ci troviamo cioè di fronte a una falda che viene inquinata. Quali sono gli inquinanti che produce il percolato? Chiaramente tutte le sostanze che lui contiene, ma il percolato ha anche, tra l'altro, come caratteristica, e qui è importante affrontare un attimino questo discorso, ha come caratteristica quella di modificare in un certo senso l'aggressività dell'acqua e di sciogliere eventuali sali diciamo presenti dove l'acqua stessa si trova, cioè nel terreno, nelle rocce in cui si trova. Chi è particolarmente sensibile all'effetto del percolato, e quindi l'effetto che è un effetto che noi chiamiamo di variazione del potenziale redox, ovvero praticamente la variazione di, è un po' difficile da spiegare, come dire, l'acqua ha dentro di sé, con sé sciolto al suo interno anche l'ossigeno, l'ossigeno che crea una condizione di ossidabilità e quindi interagisce con la roccia in cui l'acqua si trova all'interno. Quando questo ossigeno diminuisce, diminuiscono le caratteristiche di ossidabilità e si dice che il sistema va in riduzione, cioè ha bisogno di ossigeno. A questo punto l'acqua in questo senso diventa aggressiva ed è in grado di aggredire i minerali in cui essa si trova, rendendoli quantomeno in forma disponibile, in forma solubile, e quindi ecco che ci ritroviamo che alcuni elementi che normalmente non vengono toccati, non vengono sciolti dall'acqua, quando l'acqua è in queste condizioni riesce a sciogliere, e ci ritroviamo chiaramente all'interno, diciamo, di essa. E questi elementi in particolare sono il ferro, il manganese, l'arsenico, che sono poi i marker specifici che vengono utilizzati, generici, che vengono utilizzati per individuare un inquinamento al di sotto di un sito di discarica. Normalmente se c'è un percolato che è arrivato in falda, sicuramente io nella falda troverò valori di arsenico, nella zona nostra soprattutto, perché è una zona subvulcanica e siamo particolarmente ricchi in rocce diciamo, che vengono arseniti ed arseniati, e in ferro, gli ossidi di ferro che normalmente costituiscono le rocce, nonché il manganese. Questo è, diciamo, un aspetto dell'inquinamento che è prodotto dal percolato. Chiaramente il percolato porta con sé anche altre sostanze che sono all'interno dei rifiuti, sostanze che normalmente non troviamo nel terreno, troviamo nelle rocce dove l'acqua si trova. E questi possono essere solventi organici, particolarmente resistenti, altri minerali, altri sali, diciamo, non presenti nelle rocce, e diciamo quant'altro, possono esserci anche sostanze tipo limba, diossine, tutta una serie di cose che bene o male possono scendere fino alla falda, trasportare appunto dal percolato. Allora veniamo a noi, veniamo un attimino alla nostra discarica e al percolato che è in qualche modo arrivato in falda.
abbiamo visto che sia la S0, il primo nucleo, ecco, questa è una foto, diciamo, dove è schematizzato un po' i bacini di interesse, sono, diciamo, la S0 famosa. Abbiamo qui la zona dell'S3, S2 ed S1, abbiamo la zona, ancora qui c'è la B2, però diciamo la zona di S7, S4, S5, 6, poi dopodiché abbiamo i nuovi invasi in funzione, il nuovo distinto della ecoambiente e quello dell'Indeco, l'SO. Allora, abbiamo che il nostro invaso S0, appunto, è stato costruito con rifiuti urbani non proprio selezionati, e abbiamo l'S1 e l'S2 in quest'area, e anche questi, tutti e tre questi bacini, sono privi sostanzialmente di impermeabilizzazione. Di conseguenza, il percolato che l'abbancamento dei rifiuti ha prodotto, almeno in una prima fase nell'S2 e l'S1, perché poi dopo è stata, come abbiamo visto, una volta realizzato il polder, una volta che è stata fatta la cinturazione, è stata, come dire, ricoperta con altri rifiuti, però impermeabilizzando bene, separando bene le due realtà, quella precedente e quella, diciamo, che è attuale. Quindi qua sotto abbiamo, in questi tre punti, sono stati dei punti dove il percolato ha potuto tranquillamente nel tempo infiltrarsi fino a raggiungere la falda. Abbiamo detto che nel 2004 è iniziato, 2004-2005, è iniziato il nostro monitoraggio. Come abbiamo realizzato il monitoraggio? Un monitoraggio che si è, diciamo, sviluppato in due tempi. Un primo tempo, i primi tre anni, è stato fatto un monitoraggio serrato, qua sono riportati soltanto alcuni dei piezometri che sono stati presi in considerazione. In realtà, qua dentro di piezometri ce ne sono altrettanti, adesso io non ho la slide per farvela vedere. Comunque, diciamo che la rete, quella disegnata in rosso, che vedete i puntini segnati in rosso, IMPU, monitoring well, praticamente piezometro, corso di monitoraggio, sono il doppio nella realtà rispetto a questi riportati. Sono stati mantenuti questi, questa è la rete piezometrica della seconda fase. Sono stati mantenuti per controllare quello che era una realtà che abbiamo poi ben studiato. E in giallo invece trovate riportati quelli che sono i piezometri realizzati nella fase successiva del secondo triennio per verificare un attimino qual è la situazione al contorno. Quindi c'è stato il primo triennio che ha, come dire, indagato in modo estremamente serrato, meticoloso, tutta la zona del sito di discarica per verificare l'inquinamento del sistema dell'acquifero. È stato chiaramente indagato innanzitutto la profondità e la velocità con cui l'acquifero si muove. Qui abbiamo avuto tutto sommato una sorpresa, chiamiamola favorevole per certi versi, per altri diciamo un po' meno, però non ci indaghiamo in questo aspetto. Vediamo l'aspetto positivo, che è quello che praticamente la falda all'interno di questo sito non si muove, ovvero abbiamo la presenza di una falda che si muove in direzione da est verso ovest, il lato nord e il lato sud, da est verso ovest, con una velocità che sono circa 3,5 metri all'anno, per capirci. Quindi è estremamente lento, estremamente conservativo come sistema. E questo fatto, in un certo senso, ha favorito il ristagno, quindi la concentrazione del percolato all'interno del nostro sito, e per l'altro però ha fatto sì che il percolato restasse all'interno del sito senza andare ad interessare zone esterne che noi avremmo potuto avere se avessimo avuto una grossa velocità di fuga. Qual è la falda e che natura geologica c'è? Se lo salzo, sempre
cioè non capisco a che livello è la falda. Allora, la falda siamo, la geologica abbiamo su. Allora, abbiamo praticamente una falda. Allora, facciamo una premessa. Questo modello concettuale che sto rappresentando è un modello che è tuttora in fase di revisione. Allora, noi abbiamo fatto una dopo le rispondo, abbiamo, però mi intendevo dirle che abbiamo fatto un primo triennio di studio all'interno del sito, un secondo triennio che sta chiudendosi praticamente in questi giorni all'esterno del sito e sempre all'interno del sito, e da tutta questa situazione otterremo poi i dati definitivi di quella che sarà la lucina della falda. Allora, qui abbiamo, come si ricorderà dalle prime immagini, quelle del 65, un'area imperturbata, diciamo non perturbata dalle nostre attività, abbiamo delle zone collinari che praticamente trovavamo in quest'area, delle zone depresse, poi ancora delle zone collinari e quant'altro. Quindi diciamo che qui la falda, rispetto al livello del mare, stiamo viaggiando intorno, riportata poi alla superficie, stiamo viaggiando fra i 20 metri e i 15 metri in quest'area, d'accordo? E invece dalla parte di là della Stura, ma poi questa la vedremo dopo, ci troviamo in condizioni in cui la falda è presente già a meno 2, meno 3 metri rispetto, esatto, perché è tutto un declivio verso questo senso. C'è da dire quindi che questi terreni in parte si presentano anche come terreni torbosi, abbiamo delle lenti, non è un sistema omogeneo, noi siamo qua nella zona subvulcanica, quindi ci sono stati apporti continui con eruzioni continue che si sono succedute, che hanno dato delle stratificazioni atipiche, ci sono state nel tempo delle intrusioni marine, ci sono stati degli episodi di permanenza, di ristagno di acque, quindi creazioni di aree palustri, specialmente in questa zona e nella zona di Valle d'Oro di fianco. Palustri che tra l'altro abbiamo anche come esempio, se scendiamo giù verso sud, abbiamo il famoso lago di Sant'Antonio, il cosiddetto lago di Sant'Antonio, che è anche quella un'altra area, diciamo, dove c'è un forte ristagno. Quindi il sito è estremamente complicato perché si presenta con degli aspetti che variano in continuazione. Se io mi allontano, ad esempio, vado a vedere la realtà, adesso al di là di quello che c'è sotto la falda, però litologica di un MV25 rispetto a un MV7 piuttosto che un MV9, 19 o quello che vuole, mi trovo sempre delle condizioni completamente diverse, delle stratificazioni completamente diverse litologiche, per cui la falda ne risente abbastanza anche nelle sue caratteristiche. Comunque, dicevamo, quindi abbiamo avuto in quest'area dove praticamente la falda si muove molto poco, localmente comunque le velocità di falda, questa che abbiamo dato, questa velocità di falda è una estrapolazione su tutto il sito, localmente però abbiamo anche delle variazioni anche significative di permeabilità e di velocità, proprio perché la velocità della falda poi dipende dalla permeabilità dei terreni, siccome variano molto fra una zona e l'altra, ho delle velocità che variano abbastanza, però nel dintorno la permeabilità è estremamente bassa nella globalità del sito. Allora, andiamo avanti e vediamo un attimino di arrivare a quello che è il benedetto inquinamento. Allora, cominciamo. L'inquinamento che abbiamo rilevato all'interno di Borgo Montello è, per un verso, l'inquinamento che riguarda i metalli, nella special modo il ferro, il manganese e anche l'arsenico. E abbiamo, ed è questo dovuto al percolato, il modo aspecifico di agire del percolato, oltre che chiaramente agli apporti di ferro e manganese che normalmente troviamo nel percolato. Quindi c'è un arricchimento della falda per l'effetto del percolato sulle rocce. Poi abbiamo altri inquinanti che sono invece inquinanti che non sono naturali, che, se mi passate il termine naturale, tra virgolette, ferro, manganese e arsenico li posso considerare quasi naturali.
quelli che non sono, cioè che non trovo naturalmente nel terreno e nelle rocce, sono due inquinanti che abbiamo, la cui presenza è stata rilevata, che sono praticamente l'1,2 di cloropropano e l'1,4 di clorobenzene, che sono due sostanze, due solventi, che il cui uso è diciamo abbastanza generale per quanto riguarda l'1,2 di cloropropano. Lo possiamo trovare, io faccio sempre l'esempio che è il solvente che usano i meccanici quando devono pulire i carburatori, quando pulivano i carburatori, quando allora c'erano negli anni 70-80 le famose lavatrici dove mettevano dentro, smontavano il carburatore, poi la macchina funzionava egregiamente solo per 5 minuti, i primi 5 km, dopodiché tornava come prima. E poi diciamo invece che lo troviamo anche come fenomeno di degradazione delle sostanze clorurate, ma anche la trielina e quant'altro poi può portare, anzi già contiene il solvente trielina come impurezze l'1,2 di cloropropano, ma poi diciamo nei meccanismi di degradazione si può anche arrivare all'1,2 di cloropropano, e questo lo troviamo ad esempio nei fanghi di quelle che hanno le lavatrici, nei fanghi del lavassetto, no? Le famose lavatrici, le famose, sì, praticamente dove si portavano i panni che venivano lavati a secco, si formava il pappone che si formava sotto, questi fanghi venivano presi, sgrondati del solvente che c'era per recuperarlo il più possibile, dopodiché messi dentro il bidone dell'immondizia e mandati via. L'1,4 di clorobenzene ha una realtà un po' più difficile da trovare, diciamo questo è più associato effettivamente a rifiuti di tipo speciale, di tipo industriale. Allora, dove troviamo l'1,4 di clorobenzene e l'1,2 di cloropropano? Andiamo a capire, cioè andiamo a vedere quali sono, un attimino, perdonate, cerchiamo di mettere, eccolo qua. Allora, la concentrazione, la maggior concentrazione di 1,2 di cloropropano e 1,4 di clorobenzene, iniziamo con questi, la ritroviamo praticamente in MV7, quindi guarda un po', è proprio la zona di S1 ed S2, che è il MV1, MV31 ed MV2, sono dei pozzi fatti lungo la direttrice, praticamente la strada famosa che ci portava poi ad S0. Ecco che questo, diciamo, si allarga in quest'area. Io adesso chiaramente la faccio larga, poi è il Bloom chiaramente che bisognerà andare poi a indagare bene, cioè si è indagato, però non ne conosciamo con decisione i limiti. E abbiamo qua nella zona dell'MV, un altro che mi servono gli occhiali, ecco qua, nella zona dell'MV20 abbiamo anche qui, troviamo traccia, ma molto blanda, qualche volta si è manifestato, sempre del 1,2 di cloropropano. Allora, questo è facilmente spiegabile. Noi abbiamo quello che era la zona dove in S1 ed S2 venivano messi i rifiuti senza avere assolutamente nulla sotto, quindi è percolato, è passato, la direzione è congrua con quella che è la direzione della falda, quindi ecco che praticamente da quest'area si sposta andando in questa direzione. Insieme a, chiaramente insieme all'1,2 di clorobenzene e all'1,4 di cloropropano, scusate, 1,2 di cloropropano e 1,4 di clorobenzene, troviamo anche il ferro e il manganese. Non è ancora finita però, l'1,4 di clorobenzene e l'1,2 di cloropropano possiamo ritrovare anche in quest'area qui, in MV25 e in MV5. La spiegazione anche qui è abbastanza semplice. Abbiamo parlato di un periodo in cui, per diciamo, vicende fallimentari e quant'altro, di mancata gestione, i nostri bravi rifiuti in S1, S2 ed S3 che sono stati lasciati a loro stessi, e il percolato trascinava dalle vasche sommitali e andava tranquillamente ad interessare anche questa zona. D'accordo?
In più teniamo conto, se proprio vogliamo rinfrescarci un attimino la mente, che esiste sempre, per quanto possa essere stato ripianato e quindi livellato tutto il territorio, esiste sempre il famoso paleoalveo, ovvero, vi ricordate nella foto del 65, quel torrentello che passava qua sotto, d'accordo? Che potrebbe in qualche modo aver favorito la migrazione di questi inquinanti dalla parte di qua, perché questo era un punto di recapito finale. Ma in ogni caso è molto più probabile il fatto che sia tracimato dall'S2 e dall'S3 il Ercolano, praticamente è andato a diciamo interessare quest'area penetrando all'interno. Oh, questa è praticamente la situazione dell'inquinamento da 1,2 di cloro propano e 1,4 di cloro benzene, nonché da ferro, manganese e arsenio. Vediamo invece il discorso della S0. La S0 anche lei era una discarica che praticamente è stata, come dire, senza, messa lì alla buona, senza alcun tipo di protezione. La S0 però ha, come dire, per suo vantaggio una situazione che è quella di essere nei pressi della Stura. Un eventuale percolato non necessariamente si va ad infiltrare subito sotto, ma trova immediatamente sfogo nell'acqua, okay? E questa è una situazione. Ma in ogni caso, nella discarica, nel fronte di discarica dell'S0, che è questo qua che adesso vi andrò a disegnare, non troviamo l'1,2 di cloropropano, non troviamo l'1,4 di clorobenzene, ma troviamo ferro e manganese. È ovvio che ci siano. Qua sono stati fatti dei piezometri proprio alla base, al piede del sito di discarica, del punto dell'abbancamento. Questa, adesso ci fermiamo un attimino qui. Vediamo un attimino l'esterno, che adesso abbiamo parlato di quella che è stata la prima indagine, l'indagine interna, che poi ha portato a mettere in piedi quello che sarà, quello che è il procedimento di bonifica, perché aver trovato questi inquinanti ha fatto scattare appunto i provvedimenti di legge e di conseguenza siamo entrati nel percorso di quello che è la bonifica di un sito inquinato. Andiamo adesso a vedere quella che è la realtà invece all'esterno del sito di discarica. Abbiamo fatto tutta una serie di piezometri lungo la direttrice di via Monfalcone, lungo la via di Colle Pero e ci siamo anche addentrati in aree di proprietà. Questo ha richiesto un attimino un po' di, come dire, un po' di pazienza e un po' di contatti con i vari proprietari, perché fin quando si tratta di lavorare all'interno di un sito di discarica, che le proprietà dell'area lo sanno e quindi lo fanno. Cosa più difficile è con i proprietari che stanno giustamente all'esterno mettersi delle servitù, perché poi in fin dei conti un piezometro ti diventa una servitù, perché tu sei un po' responsabile, lo devi mantenere, lo devi, come dire, quantomeno non ci devi camminare sopra col trattore, per capirci. Quindi ti obbliga semmai a deviare nel percorso. Comunque, i dati che si ottengono dai piezometri esterni ci dicono che, e questo siamo al secondo triennio che stiamo facendo, mentre facevamo l'esterno abbiamo anche ricontrollato sempre l'interno per vedere le evoluzioni, ci dicono che nella parte est, cioè lungo la direttrice di via Monfalcone, e nella parte sud non ci sono dei fenomeni di inquinamento eclatanti, ovvero non ci sono fenomeni di inquinamento tranne un qualche valore che qualche volta si manifesta ma che poi viene smentito dalle analisi successive, cioè sono quelle variazioni che possono essere anche strumentali come tipo di risultati, d'accordo? In ogni caso quindi non ci sono in atto, dai dati che noi abbiamo, almeno al momento, che poi sarà un oggetto appunto di un bel lavoro che poi vi dirò alla fine,
non evidenziano forme di inquinamento, ovvero siamo nella condizione fortunata che dicevamo, che l'inquinamento, proprio perché la falda si muove poco, non è, vista la direzione, non si è spostata in questa direzione. Qui a monte era pulita e mi aspettavo che rimanesse pulito, ovviamente. Vediamo allora il fronte della discarica di S0. Siamo andati ovviamente ad indagare anche, come abbiamo fatto all'esterno, sul lato nord, sul lato est, e sul lato sud, siamo andati ad indagare anche sul lato ovest, nord-ovest, cioè praticamente in riva destra della Stura. E qui abbiamo trovato una condizione di inquinamento, ma attenzione, non da 1,2 di cloropropano o da 1,4 di clorobenzene, abbiamo trovato un inquinamento da ferro, da manganese e da arsenio. Vediamo nella slide successiva, così ci permettiamo un attimino di entrare meglio e di fare delle considerazioni. Mi posso, ma aveva detto prima che la falda nel lato destro era più alta di quell'altra. Sì, no, attenzione, qua stiamo più alta, stiamo degradando man mano verso la Stura. Infatti il problema, adesso lo dico, il problema è tutto da interpretare, infatti in questi giorni dovrebbe uscire il terzo report relativo all'inquinamento, diciamo ai controlli che è stato fatto nel secondo triennio. I dati del primo triennio, i dati del secondo triennio, insieme a ulteriori indagini che sono fatte, diciamo, di tipo geologico, geofisico, verranno uniti insieme e rielaborati proprio da APRA e da ISPRA in modo da avere un modello concettuale ben chiaro, perché per il momento ci sono delle contraddizioni che però sembrerebbero portare tutte quante ad una conclusione, che però deve essere studiata in pratica, deve essere ben approfondita. Ma andiamo a quelli che sono i dati, io adesso vi do quelli che sono un attimino i risultati, così quelle che sono le risultanze delle analisi, poi sulla spiegazione del perché o del per come ci si arriverà appunto con quello che è lo studio finale. Siamo ancora in fase di elaborazione di quello che è il modello concettuale. Noi abbiamo detto che abbiamo una situazione di inquinamento in riva sinistra che è praticamente una situazione che sta qui sotto il piede della discarica di S0, d'altronde io me la potevo sicuramente aspettare. Un inquinamento invece è stato trovato anche in sponda destra e vediamo di che cosa si tratta. Innanzitutto si tratta di un inquinamento dovuto a metalli, ferro, arsenico e manganese. Arsenico, poca roba. Cadmio. Più che altro, il cadmio e anche gli altri, diciamo, sono dei valori estremamente bassi che possono anche essere spiegati proprio con la litologia e il sistema riducente e quant'altro. È comunque tutto quanto da vedere e ben valutare. Cerchiamo di capire che cosa succede, cioè perché è difficile interpretazione. Perché se io vado ben guardare i dati mi accorgo di una cosa, allora dico, oddio, mi è passato tutto di qua, ma se io vado a vedere trovo che in riva destra trovo degli alti valori di manganese e valori di ferro che superano sì la soglia, però non sono poi così alti. Se io vado a vedere invece da quest'altra parte della riva trovo esattamente il contrario, trovo dei valori elevati, molto elevati, elevatissimi di ferro e scarsi valori di manganese. Allora la cosa non vi torna molto, cioè non c'è, manca il nesso di conseguenzialità, cioè se io ce l'ho qua la stessa tipologia, magari più diluito, più concentrato, però dovrei trovarlo sempre la stessa cosa. E questo chiaramente invece non ce l'ho, i dati mi dimostrano che c'è qualcosa. In più, se io vado a vedere questo MVE14,
è stato l'MV 14 stiamo circa, oddio, adesso a occhio staremo intorno a 150-200 metri, forse anche di più. E se noi andiamo a ben guardare questo MV 14, se io andassi a ritracciare di nuovo qui un attimino, se mi date, ecco qua, se io voglio andare a ritracciare quella che è la direzione di falda, la direzione di falda rispetto a quella che avevamo di là, qui la posizione è diversa, è questa. Allora io mi troverei che l'MV 14 non può essere un bersaglio di quello che l'ipotetico sistema inquinante percolato che mi viene dalla discarica. Perché? Perché è completamente fuori da quella che è, diciamo, la direzione. Però l'MV 14 c'ha un grosso quantitativo di ferro, c'ha un grosso quantitativo di manganese, cioè mi dice che ha un livello, registra un livello di inquinamento che è quello di questi prossimi al fiume Astura e anche di qua. Questo, diciamo, ci fa fortemente riflettere, cioè ci crea il problema di capire da dove viene questo inquinamento, se c'è una connessione tra la riva destra e la riva sinistra del fiume, degli acquiferi, e questo ci stiamo lavorando su, torno a ripetere. È un fatto che qui abbiamo dei valori di ferro e manganese che superano la cosa, però dobbiamo anche capire da dove vi derivano. Non dimentichiamoci che la zona, adesso stiamo sempre, come dire, facendo delle ipotesi, cercando di capire, però sono cose che dobbiamo anche pensare, non dimentichiamoci che la zona di Valle d'Oro, la cosiddetta zona di Valle d'Oro, è una zona che ha, dagli studi fatti si è visto che ha un acquifero che ha delle caratteristiche completamente diverse da quella che è la zona dall'altra parte dello Stura. Abbiamo dei valori di salinità, di cloruro di sodio, di calcio, di magnesio, anche di ammoniaca, anche di CO2, che sono diversi da quelle che normalmente sono le acque che trovo dall'altra parte. E ci dovrebbe dire anche se i livelli di queste sostanze sono al di sopra della soglia di pericolo o no, perché se sono percentuali bassissime noi non ci preoccupiamo tanto. No, vede, diciamo che scusi, per quanto riguarda l'arsenico, l'MV12, che valori ha l'arsenico? Allora, io adesso non ho con me i dati, mi perdonerete. No, attenzione, scusate un attimo, attenzione. Non fossilizziamoci su che cos'è. Vediamo, io sto facendo un discorso generale di quella che è le tipologie e i meccanismi di inquinamento. Quello che attiene alla pericolosità dell'arsenico o meno, quello che attiene alla pericolosità del ferro o meno sarà oggetto di... 180 mg. Guarda, 180 mg. 700 metri al metro, intervengo un attimo a moderare il gruppo. Al di là di tutte le domande di merito e quant'altro, io direi, perché non c'è mai stata un'occasione come questa, continuiamo un attimo a capire di che stiamo a parlare, quali sono le situazioni e dove ci sono cose che ancora oggi non si capiscono e quant'altro. Perché questa esposizione è, fra virgolette, fondamentale, propedeutica a tutte le domande che si stanno mettendo e molto probabilmente bisognerà rigirarle se si tratta di situazioni sanitarie, anche la parte sanitaria e quant'altro. No, però io ripeto, siccome non è questo, l'ho messo in premessa, il tavolo di contraddittorio su Peccami chi è bravo o chi non è bravo. Con i raffronti c'è chiarezza. Sì, sì, sì. Senza i raffronti non c'è chiarezza. Però siamo d'accordo nella chiarezza, ma con i raffronti. Assolutamente sì. Se facciamo i raffronti c'è chiarezza, capiamo tutti. Assolutamente. Grazie. Sì, prego.
Io dicevo solo, cerchiamo di capire perché non è completata l'esposizione. Come si sta sviluppando l'inquinamento nell'area del Golfo Monterlo, in che termini, quali sono le cose chiare e quali sono le cose ancora da approfondire e verificare. I dati sono anche dati che sono positivi. Ma noi rimaniamo quel punto. Assolutamente sì, io non vorrei che essere parenteso. Scusami. Allora, parto direttamente con me, facciamo prima. Non si sta dicendo di non tirare fuori i dati. Li tiriamo fuori, li tireranno, non li tiriamo fuori tutti. Tra l'altro ci sono stati gli accessi agli atti, i dati più o meno, tutti quelli che l'hanno chiesto già ce l'hanno. Quindi qua non si tratta. E si tratta di capire come quei dati possono essere letti, chiaro? Cioè, per cui io direi finiamo tra virgolette l'esposizione per avere una chiave di lettura di quei dati, dopodiché perché non c'è sta peggior cosa, mi pare di averla ripetuta 10 volte, i dati sono importanti, adesso li tiriamo fuori se non ci stanno. Allora i dati sono disponibili, i dati sono stati resi disponibili e saranno resi disponibili, basta semplicemente chiederli nelle dovute maniere. Ma chi è venuto l'ufficio da noi ce l'hanno dovuti, per cui secondo i dovuti canali, d'accordo? Io ci terrei. Finisce l'esposizione, perché sennò non c'è che ci sarà un altro momento, nemmeno io che ho partecipato alle ultime conferenze dei servizi ho avuto la possibilità di avere un quadro d'insieme come quello che è stato esposto adesso, per cui è un'occasione unica per poter capire, abbinato poi ai dati. Io vorrei un attimo appunto riagganciare quello che dicevo prima. Cioè ci troviamo davanti ad avere, ritorniamo alla problematica, adesso ancora prima... Stavamo lato destro e lato. Sì, lato destro e lato sinistro. Allora, ancora prima di andarmi ad impelagare in quelli che sono le giuste problematiche, dice oddio ma io c'ho l'assedio, oddio c'ho il ferro, che cosa vuol dire l'autorità sanitaria che potrà ben... Ci basta che siano dei termini di legge. O signor Dio, se siamo no, volevo rispondere con tutta tranquillità. Se stiamo parlando di inquinamento, significa che stiamo fuori dei limiti di legge. Che se non c'è la pericolosità tranquillamente dentro la legge, avrei detto che non c'è inquinamento. Sia chiaro questo. Cioè, la legge, esistono delle tabelle di riferimento in cui vengono dati dei promessi, dei valori. Se io supero quel valore anche di un'inezia, io ho un sistema inquinato. Se sono al di sotto di quel valore, di quel limite, anche di un'inezia, io sono non inquinato. D'accordo? Comunque, al di là di questo, tornando a cercare di capire qual è il sistema, qual è la problematica che abbiamo. Abbiamo quindi un inquinamento presente da una parte e dell'altra, però con due forme, ovvero con valori di inquinanti completamente diversi fra una parte e l'altra. La realtà sta nel fatto che, perdonatemi l'impiccio, sono due realtà diverse, ovvero abbiamo un sito di discarica nella prima zona, nella zona, abbiamo detto, in lato sinistro, e nel lato destro invece ci ritroviamo un'area che non ha mai ricevuto dei rifiuti, ma che però, torno a ripetere, l'avevo già iniziato a dire, è caratterizzata da un acquifero, cioè da una falda sottostante che è sostanzialmente diversa dalla falda che sta dall'altra parte. Questo potrebbe portare a dire che sono due acquiferi separati e quindi di conseguenza, essendo separati, l'acquifero di là e l'inquinamento di là stanno da una parte e dalla parte di qua è un'altra realtà. Questa è una drastica soluzione. Poi dopo invece dobbiamo andarlo a capire, noi ci stiamo cercando di ragionare sopra proprio per riuscire a capire la situazione. Questa è una valle, la Valle d'Oro, dicevo, che è una valle che è stata oggetta nei secoli, negli anni, nei secoli, nelle ere precedenti, a
tutta una serie di evoluzioni. Abbiamo avuto un'inclusione marina, abbiamo avuto un periodo di zona lacustre e diciamo adesso è una zona ad alta fertilità che viene utilizzata. I terreni sotto sono terreni torbosi e diciamo in un il che significa però che l'acqua che permea il mio sistema e anche la falda che è abbastanza superficiale in quei punti viene a facile contatto con materiale organico, ma materiale organico viene a diciamo modificare le caratteristiche dell'acqua, fa un po' lo stesso gioco che fa il percolato, in modo più blando però lo fa. Questa modifica sostanziale, se io ho dei terreni sedimentari particolari, particolarmente ricchi in manganese, particolarmente ricchi in ferro, particolarmente ricchi in arsenico, perché no, questi tre metalli in condizioni anossiche, ovvero in condizioni riducenti, come abbiamo fatto, come abbiamo visto quando siamo andati ad analizzare la zona, possono mobilizzare questi elementi, ferro, manganese e arsenico. Se poi ci vogliamo aggiungere un altro, un terzo elemento che, è ancora più, che complica ancora di più la cosa, è proprio il fiume Astura. Il fiume Astura passa là sopra, passa lì proprio tra le due zone, che è la zona di discrimine, è un fiume che è caratterizzato da un livello di inquinamento di quelli notevoli. Non ci dimentichiamo che il fiume Astura è un fiume che nasce dalla zona industriale nord, cioè praticamente riprende tutte le acque del bacino industriale di Aprilia con altri apporti e quindi praticamente nasce già di per sé come un fiume molto inquinato. Le analisi che sono state fatte nel corso degli anni su questo fiume ci dicono che ha un valore di COD, cioè c'è un valore di inquinanti organici estremamente elevato, c'è un valore di ammoniaca estremamente elevato, c'ha anche altre sostanze dentro che sono residui delle acque di scarico praticamente di tutto il comprensorio industriale nord. Di conseguenza il fiume Astura in qualche modo entra in interazione con la falda e può condizionare essa stessa la situazione di inquinamento che riscontriamo in questa zona. Quindi la situazione di per sé già complessa si complica ulteriormente, di qui la necessità un attimino di rivedere tutto il sistema idrochimico, perdonate un attimino della cosa, e geochimico stesso della e idrogeologico, proprio tutti e tre gli aspetti, diciamo tutti gli aspetti tra loro, e rimodellare per ritirar fuori, per fare di nuovo quello che è un modello concettuale della situazione che abbiamo sul sito di discarica allargata anche alla zona esterna. Questo è quello che stiamo cercando di fare e quello che insieme ad ISPRA, che è appunto l'istituto nazionale che si occupa di queste cose a livello nazionale con le migliori teste pensanti, stiamo cercando appunto di capire, di tirar fuori quello che è un quadro chiaro della situazione, sempre tenendo conto del fatto che abbiamo ben chiara qual è la situazione all'interno, perché è già stata studiata per 3 anni, il sistema è un sistema chiuso, quindi lo abbiamo ben valutato, è stato riconfermato negli ulteriori 3 anni e quindi praticamente è un sistema che noi stiamo cercando di aggredire le sorgenti dove l'inquinamento c'è. E vediamo a questo punto, mi permetto di dare un attimino un anticipo di quello che sarà il piano operativo di bonifica, ovvero come si intende procedere in questo senso. Una domanda sui dati di Milano, io sono completamente d'accordo, alcune cose non mi convincono, però vorrei avere un quadro notato. Gli apporti che si vanno a conferire sulla struttura sì, potrebbero essere insignificanti perché ci sono dei dati, diciamo a monte,
che praticamente li rendono insignificanti gli apporti che derivano dall'aria, oppure se ci fossero gli apporti li posso registrare, perché ci saranno delle analisi a monte e a valle. E delle analisi a valle. Oh, ma allora, gli apporti del sistema al fiume Astura abbiamo messo, diciamo, è stato controllato a monte e a valle, ma non si sono avuti episodi di variazioni significative fra monte e valle. Quindi non siamo riusciti ad apprezzare, cioè non è che dal punto di vista chimico dice l'Astura quassù è pulito rispetto ai canoni proprio di legge, è un fiume che ha le acque di prima classe, qua sotto dopo la discarica invece ha delle acque che fanno veramente pietà. No, non siamo in queste condizioni, perché è come se io... Guarda, mi sono espresso male, io intendevo dire un apporto diventa sommativo o quello che c'è prima lo aggiunta l'apporto. Non ho capito niente. Se io parto da 100 e ci metto 2 in più, non sono in grado di apprezzare questo. Allora, quello che devo dirle è che non sono, cioè l'apporto che io ho, l'eventuale apporto che io ho, non si riesce ad apprezzare, quindi può essere, diciamo, o escluderlo, oppure però dice, può essere anche talmente minimo che non riesco ad apprezzare la cosa. Questo è quanto, diciamo, gli apporti quotidiani, perché poi dopo ci sono chiaramente gli apporti in casi eccezionali, che so quando ci sono le grandi piogge o quant'altro, però anche in quei casi non è che si riesca molto ad apprezzare l'apporto del sistema di scariche sulla Stura, o al contrario l'apporto dell'acquifero, cioè della Stura sull'acquifero. È lì che è difficile. Quindi se dico che ci da poco, che non ci aiuta tantissimo a capire la Stura, non sbaglio di tanto. Allora, e no, c'è una notizia in giro che dice che praticamente i frutti, kiwi e ortaggi sono inquinati. È vera questa notizia? Avete fatto analisi? No, io non l'ho mai fatto. Perché girano queste voci, quindi vorrei. No, il monitoraggio non prevede anche l'analisi diciamo delle culture della zona. Che un kiwi assorbendo, essendo irrigato. Ma io direi proprio di no, anche cioè, mi perdoni, esco fuori dal seminato, però non ritengo che possano esserci, insomma, delle interazioni, cioè che un po' di ferro, no, di magnesio. Se mi posso permettere io, no? Diciamo, il senso di quello che è stato esposto fino adesso ha anche questo obiettivo, cioè di cercare di far capire che cosa c'è e che cosa invece magari può essere oggetto di un allarmismo, che se le matrici sono più che fondate, intendiamoci, perché l'abbiamo vista la storia e l'esistente, non è che stiamo parlando. Ma io mi sento dire però scusa, è tutto inquinato. No, bravo, capito? Dall'altra parte dobbiamo riuscire, perché ci danneggia, cioè ci danneggia ingiustamente, certo, su una serie di attività. Posso dire anche un'altra cosa? Grazie. Che io sappia, tra l'altro, che viene fatto un uso molto grosso dell'acqua della Stura in zona, proprio perché poi magari mi dicono che la salinità di Valle d'Oro mi impedisce di utilizzarlo, perché le piante, giustamente l'apparato radicale delle piante non sopporta quel grado di salinità, quindi io non so forse se è meglio l'acqua della Stura o è meglio l'acqua di Valle d'Oro, insomma, quindi se proprio vogliamo metterla in questi termini, proprio visto il grado di inquinamento della Stura. Comunque è un qualcosa che non attiene, diciamo, al discorso del sito di discarica di Borgo Montello, o perlomeno sono aspetti al contorno che andranno discussi in altro modo, con altro tipo di approccio. Questo è, allora, per tornare un attimino a noi, per dire, cioè, vabbè, abbiamo stabilito che Borgo Montello, il sito della discarica, al suo interno, lasciamo perdere le problematiche esterne per il momento, dalla parte di là della Stura, e poi dovremo vedere come intervenire quando avremo chiaro qual è il modello concettuale che praticamente ci permetterà di intervenire in modo corretto. Allora, vediamo che cosa si sta facendo.
Abbiamo detto che è partito, cioè che praticamente una volta che ci si è resi conto del sistema, che il sistema delle discariche, proprio per il peccato originale, appunto, permettetemi di usare questo termine, il peccato originale con cui è nato questo sito, che d'altronde non c'era una legislazione che permettesse di già preservarci già da allora, perché tutto quanto è venuto man mano crescendo proprio con il sito, cioè iniziato con una deregulation completa fino ad arrivare a un sistema ben calibrato e ben sotto osservazione, ben contenuto. Ma appunto il sito di Borgo Montello si è sviluppato man mano proprio in sintonia con quella che è stato il dettato normativo. Quindi se abbiamo qualcosa, ci viene da pensare che se abbiamo qualcosa che dice che non va bene in assoluto, è perché è stato fatto e conseguenza di quello con cui si è iniziato a lavorare quando non avevamo gli strumenti adeguati per poter tenere sotto controllo l'ambiente, perché di questo in fin dei conti si tratta. Allora, abbiamo visto che gli inquinanti che all'interno del sito vanno girando sono ferro, manganese, arsenico, qualche metallo, cadmio, un po' di piombo e cromo, qualche volta in modo sporadico, non conseguenziale e non ben definito, che ce li ritroviamo in giro, ma questi sono i più importanti, ferro, manganese, arsenico, e i due famosi, 1,2 di cloropropano, 1,4 di clorobenzene, figli praticamente dei rifiuti di tipo industriale, tanto per capirsi una volta per tutte. Rifiuti industriali che sono capitati là in mezzo perché i rifiuti in quel periodo erano indistinti, erano di tutto così sui generis. Allora, abbiamo la zona dell'MV7, la zona dell'MV31, la zona dell'MV20, del 5, del 25 e del 22, dove è massima la concentrazione del manganese. Allora, in quest'area, in questi pozzi che sono stati individuati, si sta procedendo ad iniziare le operazioni di bonifica. Che cosa significa? Significa che stiamo cercando di aggredire l'acquifero e di modificarne praticamente le condizioni in modo da poter distruggere quello che, quindi con sostanze che sono in grado di distruggere le molecole di 1,2 di cloropropano e 1,4 di clorobenzene, tramite fenomeni ossidativi, eccetera, che non stiamo qua a parlarne, nonché a modificare quello che è il sistema redox, cioè portarci in condizioni ossidanti però che non devono essere eccessive, perché se io eccedo nel mio aggiungere ossidante creo passo all'eccesso opposto e quindi creo altri problemi. Quindi una situazione calibrata in modo da poter immobilizzare, poter far riprecipitare sotto forma di ossidi il ferro, il manganese e l'arsenico, in modo che non me li ritrovo più in forma di sciotta. Questo si sta iniziando a fare e praticamente fra pochi giorni ci sarà appunto la famosa conferenza di servizi decisoria dove si darà il via libera al piano operativo di bonifica, a questa prima fase di piano operativo di bonifica, che è un piano. Chi lo ha questa progettazione? Chi lo fa? La facoltà universitaria? Sì, è stata fatta da eminenti studiosi, fra cui praticamente due cattedratici universitari, uno è l'ingegnere Barruchello. Due universitari praticamente, il professor Bellucco e il professor Barruchello, d'accordo? No, non lo dico. Cerchiamo di evitare, non è il caso di queste cose, comunque è fatto da professori, da persone che sanno quello che c'ha. Questo è quanto abbiamo in programma. Ovviamente i risultati di questi interventi verranno verificati, cioè non è che si procederà ad effettuare questa aggressione alla falda
senza poi più controllare. Nel giro di un anno verranno verificati di nuovo i risultati, le cose, e se nel caso si procederà o ad ulteriori iniezioni, immissioni di reattivi e quant'altro, ovvero si procederà a modificare il piano di bonifica con altre tecniche che praticamente dovranno essere studiate e valutate. Possibilmente dovrebbe essere portata a conoscenza del pubblico anche il costo, perché a me sembra che un piano di bonifica di questo genere verrebbe a costare una cifra non una veloce. Ascolti, questi dati io non sono in grado di fornirle, questi dati però potrà accedere tranquillamente tramite tutti i miei scetticismi, però volevo sempre per capire, questo tipo di approccio presuppone che si assume come dato che non ci saranno ulteriori contributi di percolato, che si interviene sul percolato. Certo, allora. No, aspetta, questa è la cura del male, ma non è la prevenzione del tutto. Però stiamo cercando di non capisco. La cura del male non è successo. Se vengono iniettate. Però possiamo andare per ordine, facciamo l'intervento alla volta. Allora parla prima, inizia. Scusa un secondo solo, è finita la discussione. Per me io ho finito. Allora. Un secondo, parla signore, iniziamo a entrare nel merito delle cose. No, dimenticate la cosa, mi ero talmente concentrato sul momento della quintro e questo sistema operativo di bonifica che ne ho dimenticato un pezzo. Ovvero, insieme, allora, abbiamo visto che il sito S1 ed S2, le prime due vasche insieme alla S3 sono state messe all'interno di un sarcofago che è il folder, ricoperto poi con tutto un sistema di teli su cui è stato fatto un ulteriore abbancamento che è stato a sua volta ricoperto con tutto materiale impermeabilizzato. Ok, e quindi la zona di S1 ed S2 è stata, sistemata. Quello che rimane tuttora a cielo aperto è praticamente la S0, ma la S0 insieme a questo sistema di iniezione per il trattamento della falda, l'S0 sta per essere assoggettata essa stessa a un capping, ovvero praticamente il sito di discarico di S0 che attualmente è le meteore, il genere d'acqua può percolare all'interno e quindi rimuovere, trascinare, dare ulteriore modo di formazione di percolato, S0 verrà soggettato a capping, ovvero verrà reso impermeabile alla superficie fino al piede della discarica in modo da evitare ulteriori apporti di acque e quindi di favorire la formazione ulteriore di percolato. Questo è quanto, ovviamente rimarranno i corsi MV24, MV23, 22, 21, insieme al 35 e altri, verranno utilizzati come monitoraggio continuo di una situazione che dovrà quantomeno rimanere stabile, se non evolvere in senso positivo, con una riduzione continua e progressiva degli inquinanti che stiamo rilevando in MV24. Allora, vediamo, perché questa è la fase 1 del piano operativo di bonifica. Noi intendiamo quantomeno aggredire in quelli che sono i nuclei forti, dopodiché a risultati ottenuti, a verifica della bontà dei risultati che otteniamo nel tempo, può tranquillamente procedersi a immissioni, a chiudere tutto quanto e a pennellare un po' quello che si dovesse trovare, perché io l'ho fatto semplicistica come cosa, come immissioni, in questi corsi abbiamo risolto, nella realtà c'è l'immissione, la verifica del fenomeno di rebounding, dopo quanto tempo praticamente mi si può ripresentare l'inquinante, come riaggredire l'inquinante, verificare nel tempo se c'è una regressione o meno, quindi è un sistema abbastanza complesso, non è un sistema semplice, nel senso inserisco il mio reattivo, vado a controllare il risotto, no? C'è tutto un qualcosa di correlato.
Al completamento di quello che è stato detto. No, la domanda devo dire il signore, perché sennò mi ammazza. Mi ho interrotto quattro volte. La parola però, è giovane. Al completamento di tutto questo. Siccome ha parlato di intrusione di acque della stura, che ovviamente l'acqua si diffonde per capitalità arriva a chilometri. C'è la S0 che ancora non è coperta, non è protetta. E io dicevo, la cura che si sta facendo adesso è riferita all'inquinamento già esistente, ma non è una prevenzione per il futuro che ci potrà pervenire dalla stura, che ci potrà pervenire dalla S0. Ma la prevenzione... Il mio timore è che i soldi pubblici non vengono sprecati. Il progetto deve essere molto attendibile, deve essere fatto conoscere. Aggiorniamoci, rincontriamoci, possiamo stare qui a chiacchierare col progettista pure, col progettista. Sì, 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 è chiarissimo. Sì, no, io devo solo fare una piccola presa. A spiegare, a illustrare perché questo sistema funziona. A me sembra che sia strano, perché diffondere sostanze chimiche che costano il redditivo su un'area così vasta ce ne vogliono tonnellate, 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 oltre alla spesa di messi in opera. Alla fine magari ci troviamo a trovare, ci veniamo a trovare un padracchio che non ha risolto niente. E facciamo prima lasciare tutto a loro, andiamo così, fidiamo, io fido sulla capacità dei batteri di digerire tutte queste cose cattive. Sarebbe interessante pure illuminare questo aspetto della cosa, perché a livello mondiale ci sono pubblicazioni che ce lo fanno sapere, ci sono case di inquinamento da petrolio e si fide proprio nella efficacia dei batteri che digeriscono, trasformano e azzerano, per meglio dire, mineralizzano queste sostanze organiche, è la cosa che bisognerebbe pure tenere presente. Purtroppo ferro, arsenico, manganese, non sono attaccati, ma sicuramente dobbiamo fare. Una cortesia, è chiarissimo. Ho una domanda tecnica. Scusami solo, è bene precisare che gli interventi che si stanno mettendo in campo non si stanno facendo con soldi pubblici, si stanno facendo a spese di uno dei due gestori che si è preso l'onere di mettere in campo un è una comunicazione d'ufficio a completamento dell'esposizione. Perché si è discusso di questa cosa, no? Il business delle bonifiche e quant'altro, no? Cioè, ad oggi nell'acqua tutto quello che avete ascoltato dai pozzi di rilevamento, monitoraggio e quant'altro non si sta facendo con soldi pubblici. Ti chiedo scusa, ma lei ha alzato la... Allora, io ho capito quindi che la bonifica viene approcciata dal punto di vista di ridurre i metalli pesanti, quali ferro, manganese e arsenico, perché si dice andando a modificare il potenziale redox del terreno viene di nuovo, si evita il deassorbimento praticamente di questi metalli. Però io avevo letto che c'erano anche dei valori, diciamo, strani in alcuni piezometri dove praticamente il potenziale redox non era tale da spiegare la presenza di altri valori di questi metalli. E c'era anche qualche piezometro che presentava dei valori quasi fuori limite, con qualche sporadico superamento dei limiti di legge per il nickel. E il nickel non è sicuramente un metallo, diciamo, litico, ma è più antropico, quindi dovuto al fatto che sia stato dilavato molto sicuramente, quindi dai rifiuti. Io poi anche nei confronti, quindi si approccia alla bonifica come eliminare metalli pesanti pensando che sia dovuto al dilavamento della roccia. Però nei casi in quei piezometri in cui invece non c'è la correlazione che potrebbe derivare proprio dal rifiuto stesso, non è detto che derivi quindi dalla roccia, perché non c'è un collegamento tra il pH, il potenziale redox e il desorbimento, no? In quel caso come si opera? Come andrete ad operare? E nel caso dei solventi in particolare, come li eliminerete? Quelli anche se non inquinanti. Ho capito. Allora ascolti, innanzitutto il sistema che si sta usando aggredisce sia i solventi praticamente
perché i metalli presenti nella fattispecie, il ferro, arsenico e manganese, sono modificati i potenziali reflux. Ma non sta scritto da nessuna parte, cioè non è detto che i ferro e manganese e arsenico, io non l'ho detto, che troviamo dentro, deriva esclusivamente dalla roccia. Deriva e dalla roccia, ma anche dall'apporto del percolato che ci ho detto. Ora, se io vado ad eliminare la sostanza organica del percolato, dei miei reattivi che metto dentro sono in grado di farlo, perché acquisiscono sia l'organico che modificano il potenziale reflux, perché potenziale reflux e organico sono, diciamo, interconnessi tra di loro, d'accordo? E praticamente la stessa, lei mi dice, cioè sì, però ho dei casi in cui trovo l'arsenico, il manganese e anche il ferro e non sono in condizioni riducenti. Va benissimo, non, diciamo che l'interazione dell'acqua non è legata a un particolare valore di potenziale redox per dire lo sciolto il ferro, lo posso fare benissimo con un potenziale redox di 190 millivolts e diciamo meno 400 millivolts, riesco a farlo in tutti e due i casi, cioè quindi dipende e per un verso dal substrato con cui l'acqua è a contatto, sia da altre condizioni concomitanti, per cui non mi legherei a doppio filo potenziale concentrazione. Sarebbe no, io volevo dire che avete usato la correlazione del potenziale e la presenza, diciamo, dei metalli pesanti dicendo molto sicuramente è dovuto al fatto che quindi il percolato stesso causa il desorbimento di questi metalli, ok? Nel momento in cui vi siete trovati questi dati, diciamo, contrastanti, ci sarebbe da pensare che in quel caso invece il metallo non sia derivato dal desorbimento della roccia, ma derivi proprio dal rifiuto. In quel caso, trovandosi di fronte a un metallo pesante semplicemente derivante dal percolato, no? Che cosa potete fare eventualmente per bonificare? Allora, questo innanzitutto lo vedremo. Cominciamo quando io devo pulire un sistema, comincio a togliere il grosso intorno e poi vedo quello che mi resta. E poi man mano che vedo che questa cosa che sto utilizzando quel sistema lì non funziona, cambio chiaramente. Ok, e avete già idea di quale potrebbe essere il prossimo? Questo è qualcosa che va step by step, non posso pensare già adesso, se non ho chiaro quale sarà la situazione in cui mi vengo a trovare, non posso prevedere già da adesso come intervenire dopo, chiaramente anche perché l'evoluzione, qua non ci troviamo diciamo in un sistema, in una provetta, qua ci troviamo in un sistema reale, quindi le interazioni possono essere diverse, non controllabili, si possono avere, come dire, degli andamenti non previsti o anche magari delle sorprese che io non prevedevo mi succedesse questo e invece sono fortunato, oppure posso essere sfortunato nel senso che la reazione procede in un altro modo, quindi è un qualcosa che va fatto gradualmente sotto controllo, cioè non è che ho la soluzione in tasca, la chiave, ho aperto la porta e ho risolto. E invece per quanto riguarda i solventi, come pensate di procedere? I solventi vengono, tra l'altro, il sistema ossidante che noi utilizziamo è anche un sistema in grado di aggredire i solventi, la molecola dei solventi e quindi praticamente... Ha un sistema organico? È un sistema enzimatico? Ossidante, è un sistema di Fenton, il cosiddetto Fenton, reattivo di Fenton. Ok. Ok, è un sistema praticamente basato sulla ossidazione che viene prodotta da un ossidante forte, acqua ossigenata, in presenza di un catalizzatore che in questo caso è il ferro, quindi basterebbe teoricamente mettere semplicemente dell'acqua ossigenata perché il ferro già ce l'ho ed è in grado di ridurre sia il ferro e quindi praticamente farmelo precipitare e allo stesso tempo aggredirmi la sostanza organica e quindi demolire. Questa è un po' il punto focale, nodale, per quanto mi ci ha detto. Quello che le chiedevo fino alla luce. Io pensavo di trovarmi davanti a persone che dicessero, iniziassimo a dire le verità. Ma credo che abbiamo un atteggiamento ostile nei confronti dei cittadini, nei confronti nostri,
io non riesco neanche a trovare le parole, perché cambiando le persone, cambiando le cariche che ognuno di voi riveste, io avverto semplicemente ostilità. Io mi sento ostili. Mi sento ostili per una serie di motivazioni. Io prima ho cominciato a ridere, ma a ridere in un modo molto amaro, quando ho sentito il nome di un esimio professor Barruchero. Ma rido con amarezza per un motivo semplice: io ero casualmente dentro la discarica con una commissione ambiente provinciale e questo esimio professore si è permesso davanti alla mia persona, che io sono un tecnico, io sono un contadino, a differenza di altri che si travestono da tecnici, e ha osato questo signore dire che a 7 metri già c'era l'argilla impermeabile. Noi lo sappiamo, l'avete detto anche voi, c'è torba, c'è sabbia, c'è l'argilla, l'argilla impermeabile, perché ci dovete rompere i coglioni e prenderci per il culo? Perché? Allora, cominciamo a fare ragionamenti semplici, no? Cominciamo a dire ai cittadini, guardate che noi abbiamo fatto dei profitti ed è lecito ed è giusto, perché io sono comunista e non è che ho paura del lecito profitto. Quello che non è tollerabile è passare sopra le persone, cioè noi siamo, io non riesco a certificare biologico perché trovo tecnici che, non come voi persone eccetera, che si ammantano al tecnico e non sanno un cazzo. Cioè mi dicono a me, Paolo, che devo scrivere su la certificazione? E io sono costretto a cacciarmi, no? Ai coglioni, perché non si fa, non è lecito, non è immorale, non è niente, no? Capito? Allora, quale 7 metri? Ma di cosa stiamo parlando? Lì a 2 metri attraversiamo la strada, ci stanno le persone, a 800 metri c'è sta la scuola, cioè esistono tutti gli studi di impatto ambientale, sono fasulli. C'è una signora che ha fatto uno studio di impatto ambientale e noi siamo andati anche a Reggio Emilia a contestare, no? A dire, senta, anche detto vera, ma lei come cazzo fa a scrivere le colline come mi mettono piacevolmente il paesaggio? Il compagno socialista Landi, ma noi ce l'avevamo altre colline di immondizia, capito? Allora, per favore, a cominciare dal Consiglio Comunale, ma anche le imprese, anche le imprese, perché se l'ingegner Barruchello fa la bonifica della discarica, delle discariche, eccetera, adesso noi ribonifichiamo quelle bonifiche. E quale bonifiche? Ma di quale bonifiche stiamo parlando? Allora, come mai ai cittadini, a noi, non sono stati mai dati dati, c'è un confronto, noi ce ne siamo dovuto strappare con un nuovo movimento, perché ci vogliono fare un altro, ci vogliono fare un altro impianto che non c'entra niente con la discarica, ma un'altra servitù, un'altra oltre a quella. E tutte le aree intorno alla discarica, che è già compromessa, altre aree acquistate per fare altri impianti. Ma non vi sembra normale che dopo 10, 20, 30 anni è ora di dire basta, cioè mettere in sicurezza quel territorio e togliere la metastasi che c'è là dentro, invece di raccontarci una serie di stupidaggini per non ricazzate? È normale che la gente si incazza. Ci avete detto fino all'altro giorno che non c'erano elementi di inquinare, dobbiamo stare tranquilli. Oggi ci venite a dire che dobbiamo stare tranquilli, su quale base? Ve lo volete andare a fare un giretto al cimitero di Borgo Montello e vedete le morti da cosa derivano? Fatevi un giretto, non è che vi dobbiamo augurare il male, ma perché c'è un impatto ambientale e patrimoniale e di salute che ci riguarda, voi giustamente non lo sentite e ci avete gli affari da fare e li dovete fare, ma vi dovete confrontare pure con noi.
Dunque a me nessuno mi placa, nessuno, né da un lato né dall'altro, e come me ci sono migliaia, decine di migliaia di persone che stanno pagando dalla metà degli anni 70. Allora era rifiuto che si poteva anche ragionare, perché io sono cresciuto in mezzo alle dame. Adesso il letame è fuori legge, è diventato il compost, e dentro il compost c'è sapore di dire Dio, metalli o non metalli, noi li aggrediamo, ma noi non li vogliamo, non la vogliamo quella roba là. Per favore mettete in sicurezza, punto, e finiamola con le storie. Poi se votate all'unanimità evidentemente siete uguali e ci avete interessi simili, perché questo è, io assisto a un'assemblea dove l'ARPA, che dovrebbe garantirci la tutela ambientale, ma di quale tutela? Tutela di una serie di interessi che possono essere anche legittimi. Possono essere anche legittimi. Ma noi vi sentiamo non vicini. Hai capito? Non vi sentiamo vicini. E qual è la soluzione? Terminato. Qual è la soluzione? Beh, allora, ci sono. Ecco. Inizio a pensare che non hai interesse, non siamo parenti, non mi dia del lei, non lei mi dia del lei, mi scusi, mi dia del lei, non siamo parenti, mi scusi, ma la fa un culo tutta la platea e fino a ieri, fino a 3 secondi fa, poi le devo dare del lei, sì. E le do del lei, e non la mando a far culo come ha fatto tutta la platea, però io inizio a finire. Perché se lei non ha finito, vuol dire che sta cercando di mandare a monte l'incontro, che è cosa diversa. Allora, oggi noi siamo qui, fra virgolette, per giocare a carte scoperte. Al di là c'è la demagogia, al di là dei comizi e al di là di qualunque altra cosa. E basata o non basata su cognizione di causa, che io tra l'altro nonostante tutto rispetto. Sì, la parola a tutti e due, andiamo con ordine. La parola no, volevo un attimo. Il suo tono mi sta infastidendo. Come? Il suo tono. Io chiedo, ha ragione, chiedo scusa, ma mi sto adeguando. Ha ragione. Mi sto adeguando. Io lo sento sempre con sì, questo tono. Ha ragione. In diverse occasioni. Ha ragione. Purtroppo. No, vabbè, io sto dalla parte di ciò che rappresento. Allora, io vorrei parlare a livello istituzionale di ciò che mi ha e ci ha spinto a creare questo tavolo. Questo tavolo serve per fare chiarezza. La chiarezza viene anche dicendo cose e contestandole con cognizione di causa. E questo tavolo, mi dovete dare atto, consente di ascoltare cose discutibili o non discutibili, ma da parte di chi rappresenta ciò che è preposto a fare, e dà la possibilità anche di contestarle purché con cognizione di causa e in modo costruttivo. Perché quando io dico, e posso condividere o non condividere, non è questa la sede, ma sento bonificare e basta, per bonificare c'è bisogno di entrare nel merito di questi discorsi. Dopodiché si può stabilire che Baruchello sta facendo cose e non conformi a quello che è il tipo di inquinamento, e quindi si tireranno fuori eventualmente ragioni per cui si sarebbero potute e si dovrebbero fare cose diverse, migliori e anche economicamente fattibili. Questo tavolo ha questo senso, per questo io non per tarpare il confronto, ma per continuare dopodiché se Cirillo, il Consiglio Comunale, quei Tizio e Caio fanno ciò che la gente vuole o non vuole, sono altre le sedi e giustamente ognuno si assumerà le sue responsabilità, però datemi e dateci atto che questo tavolo ha
significato e l'intento di far capire a carte scoperte, cosa che non è accaduto sino a ieri, cosa è e che cosa si sta facendo. E quando uno dice che cosa è, disegna una foto, si assume la responsabilità, perché se vuole nascondere le cose non dice. Se dice è perché sta tranquillo con la coscienza e si apre a un confronto anche contraddittorio, anche col rischio, fra virgolette, di essere smentito, ben venga. Perché quando uno apre un tavolo, mi scusi e chiudo, quando uno apre un tavolo di trasparenza, l'essere smentito non è un danno, è una risorsa, purché si riesca dalle cose, riuscire a trovare la cosa migliore. Quindi io prego di rimanere a quello che è l'oggetto del tavolo e voglio preannunciare già adesso che il tavolo verrà riaggiornato, perché una virgola, un tassello, non una virgola, scusate, importantissimo che manca a questo tavolo è proprio il confronto dati ASL, che è lo sanitario. E siccome però oggi il tavolo era esclusivamente per capire lo stato dei fatti, cioè se c'è inquinamento, certo che c'è inquinamento, no, quando dice che sforano i valori, perché se no, giustamente, di che stavamo a parlare, non c'era una cosa di voi, ma dateci atto che stiamo giocando a carte scoperte, perché se no auspicate, ma se no auspicate quello che è successo ieri, no? Se oggi noi siamo qui a dire queste cose e nasce un dissenso, vuol dire quasi invece oggi stiamo facendo il contrario di quello che no? Detto questo, il prossimo tavolo sarà proprio, e io anche lì vi pregherò di stare al tema, perché se noi davanti all'ASL andiamo a parlare, faccio l'esempio del Parrughello, allora noi sfrutteremo il confronto del dato livello sanitario, sforamento, pericolo per la popolazione, tipologia di sostanze sforate in base a ciò che i valori dei pozzi pizzometrici dicono e livello delle culture, e quindi andremo anche a ridare dignità che oggi viene infangata ingiustamente e a dare la giusta preoccupazione ed eventualmente anche il giusto come si dice, ristoro al recupero di ciò che il passato avrebbe dovuto fare e non ha fatto, rispetto a chi sta subendo un danno a carte scoperte. Volevo fare un'ultima richiesta. Riguardo al tavolo di trasparenza, sarebbe possibile fare eventualmente anche un tavolo sempre della trasparenza con ordine del giorno, però la raccolta differenziata alla Dina? Assolutamente sì. Perché è qualcosa su cui tutti dobbiamo parlare. Assolutamente sì. Ma il tavolo è permanente, un altro che aggiornare. Avremo modo di seguire questa vicenda in tempo reale con il territorio. Si può stabilire ora stessa? No, è per statuto. Questo è un organismo istituzionale, deve essere convocato con tanto di pubblicazione 10 giorni prima, è una serie di procedure. Aspetta un secondo, non ci sono domande tecniche. Ecco, scusa. Una cosa, il posto Gesù in questa prima fase di fase, prima ci ha detto lo affronteranno le società. Capire bene chi affronterà i costi di questo problema, quante le possono essere. E chi lo affronta, sapere se è stata fatta una gara rispetto all'esecutore della bonifica, oppure se è stata scelta la società che fino all'affidamento diretto, chiede responsabilità per il procedimento e chiede anche appaltante, cioè se la regione, il comune, l'ARPA. Questo forse è stato più amici. Non è una bonifica fatta dalla pubblica amministrazione, è una bonifica assunta da un soggetto gestore, quindi è direttamente il progetto dell'ambiente, la intercalito e l'ambiente per le stesse. Non è stato un'autocertificata, vorrei soltanto fare un inciso per questo assessore non so soggetti a però sembra che gli occhi non hanno niente di nessuno.
base a quello che avete appena detto sui costi e quant'altro, è vero che attualmente l'ambiente sta sbarcando i lavori da fare su questa piazza di bonifica, ma anche è vero che questa messa in sicurezza parte da lontano, cioè circa 3 anni fa abbiamo messo per un anno in emungimento alcuni pozzi e il costo è stato totale carico del vendetto. Cioè un anno spillando l'acqua nel sottosuolo e portarla a smaltimento, quindi non facendo un trattamento in loco, ha dei costi notevoli. E le ha pagate in diretta. Attenzione, i costi che noi abbiamo sopportato non abbiamo messo niente all'altro, quindi il soggetto privato a parte. E tutti i pozzi di che sono ma no, quello che siamo allora fanno parte sempre della messa in sicurezza di questa problematica. E tutti i pozzi scavati di controllo non è questa la sede, non è la no, perché per parlare di cose pure è economico, però quella cosa ma le istituzioni hanno chiesto che venissero fatte quelle soluzioni e abbiamo temperato ciò che sono scritti, quindi non è così. Però sono molto armato, l'ultima, quindi esperto al progetto che è convinto con la comunità. Sono stati da parte dell'ARPA, che abbiamo pure con responsabili, valutati diversi tipi di intervento, cioè avete valutato 1, 2, 3, 4, 5 proposte di intervento, sentendo anche altre università, sentendo anche altri esperti, o avete valutato esclusivamente la proposta fatta da parte del partito? La legge è così, io sono dedicato alla società, mi propongo consenso un pizzo in mezzo, se non mi si presenta uno con la bacchetta magica e mi dice in 2 ore, cioè, metti un tempo di società, è evidente che l'impresa fa le valutazioni, perché è la legge. Sì, l'unica cosa è premire che si tratta di soffitti per dare un po' di soluzioni, ma quando si va a una bonifica sì, ma questa non è la bonifica che stanno facendo 10 milioni ma l'impiego se la squadra ecco, guarda, ha visto la parola all'ambiente. Sentiamo, non sono più abituato a sentire la parola, scusate, siamo con Benzini, siate con Benzini. L'osservazione che io volevo fare è questa. Trovo paradossale che un'assunzione di responsabilità libera da parte delle società di gestione del sito diventa quasi un capo di imputazione. Diventa quasi un elemento che un giudizio sfavorevole. Voglio richiamarti all'espedizione che è stata fatta dando qualche ulteriore elemento di conoscenza. Quando nel lontano 1996 l'istituzione ha fatto un voto molto contento, è risultato che vi fossero 2 perdite di percolato in testa a 2 discariche, una perdita per 1 litro al secondo, un'altra perdita per 0,5 litro al secondo. Quando noi abbiamo fatto il primo progetto di messa in sicurezza, ritenevamo di trovare nel corpo delle discariche da 60.000 a 100.000 tonnellate di percolato. Sapete quanto ne abbiamo trovato? 13.000. Cioè, nel mentre voi guardavate allora le cose, il mondo con altri occhi, si disperdevano nel sito di Borgo Montego da 50 a 100.000 tonnellate di percolato. Ve ne siete mai accorte? È un problema di ecoambiente. Oggi Palladino si pone il problema che oggi ecoambiente faccia la bonifica del sito e che non sia stata messa a gara, ma ecoambiente si vanta di aver assunto questa responsabilità per affermare un profilo imprenditoriale non egoista di una società che non se ne fregasse dei problemi che passa la voce e quindi ce ne siamo, no? Sono qui qua a parlare così. Comincia a capire qualche cosa, ci si rende conto che il disastro ambientale di Borgo Montello risale agli anni 80 e
e che chi è arrivato nel 2000 e cerca di mettere le pezze in un disastro dovrebbe avere una medaglia al valore civico, non essere circondata dal sospetto oppure essere censurata perché sta facendo una cosa fuori loro. Questa è la prima osservazione che io voglio fare. In secondo luogo, noi di fronte alla situazione della finanza pubblica, di fronte al problema posto dalle istituzioni, non abbiamo inteso di sottrarci, perché noi potevamo dire: si completi il procedimento di legge, si vada alla ricerca dei responsabili di allora, si carichi sulle palle il costo della politica. Chiaro, potevamo fare questo, sottrarci. Borgo Montello oggi sarebbe, se non fossimo intervenuti noi con la prima messa in sicurezza, sarebbe una palude di Tercola. Noi l'abbiamo trasformata in una situazione ancora industrialmente e produttivamente accettabile. Questo è quello che noi abbiamo fatto nel corso di questi anni. E per avere quattro famiglie davanti? E non da soli. Arriviamoci appunto. E non da soli, se non fossimo intervenuti, il disastro sarebbe stato completo. La vostra situazione come proprietari circostanti sarebbe stato peggiore. Basta venire a visitare Borgo Montello oggi e vedere le fotografie da allora per valutare la differenza. Questo è quello che voglio dire. Dopodiché è chiaro che i costi della bonifica oggi non possono essere prestabiliti in assoluto, si va avanti per passaggi, per step, così come si fa dappertutto. Si fanno dei tentativi, si fanno delle prove, si verificano i risultati, si modifica quello che deve essere modificato. La scienza e la tecnica fanno così, non è che si inventano formule astratte e poi le applicano in tutte le situazioni con un abito universale. In ogni situazione che c'è da modificare c'è un abito su misura da fare, come fa il sangue. E questo è quello che noi ci troviamo davanti, con delle incognite, con dei problemi. E speriamo che si possa realizzare, lo dico anche a Cirilli, un osservatorio sul posto, in modo che i cittadini siano quotidianamente informati di quello che si sta facendo. Noi non abbiamo nulla da dire. Lei non ha detto la cosa. No, parliamo, se no diventa un battibecco, parliamo, ecco al tavolo. C'è qualcosa dobbiamo andare via dalla davanti. In aggiunta. Ve lo dico adesso, e ogni volta avevano sempre a dirlo adesso, Lui aveva una ragione, però ha alzato la voce, abbiamo toccato un tasto forse un po' troppo alzato. Però tu sai bene che andare via dalla lava sta tranquillo, siamo qua, non c'è niente da scoprire. Andare via dalla lava. Dobbiamo andare via dalla lava. Sì, attraverso altri. Chi le ha date da un'organizzazione a 150 metri dalle case? Chi le ha date? Andiamola a vedere. Appunto, non ci devo andare via. Forse se questo tavolo se fosse fatto, allora non staremmo a parlare di serie cose. Vabbè, se non risponde così non c'è risposta. Ci abbiamo fatto avanti, perché passo di